Buongiorno a tutte e a tutti, vi do il benvenuto alla prima sezione della mattina del convegno La mente di Dante. Riporto ancora una volta il saluto del comitato organizzativo e ringrazio tutte voi per essere qui presenti e aver animato questo convegno internazionale. E alcune informazioni prima di cominciare, soprattutto per i nostri relatori. Il tempo a disposizione è rigorosamente di 30 minuti, quindi concedetemi la libertà di interrompere qualora il tempo dovesse, a disposizione dovesse aumentare. E la discussione, come negli altri casi, avverrà alla fine di ogni, diciamo, alla fine di ogni sezione. Quindi faremo una discussione dopo le prime due relazioni, che sono del professor Mirko Tavoni e del professor Loris Sturlese, e poi dopo la pausa avremo la seconda parte della sezione dedicata alla storia della filosofia. Quindi ho il piacere di presentare il primo relatore di oggi, Mirko Tavoni, che si collega da lontano, quindi non abbiamo avuto il piacere di accoglierlo qui a Lecce, ma speriamo di poterlo fare in una prossima occasione. Mirko Tavoni, già professore di linguistica italiana e filologia dantesca presso l'Università di Pisa, è accademico ordinario dell'Accademia della Crusca e socio corrispondente della Commissione per i testi di lingua. Fa parte del comitato scientifico del vocabolario dantesco e del vocabolario dantesco latino. È stato uno dei fondatori del corso di laurea in informatica umanistica dell'Università di Pisa. È uno dei direttori della nuova rivista di letteratura italiana, è già rivista di letteratura italiana dall'83 al 95. È membro dell'Advisory Committee di Dante Studies e di Histoire, Epistemologie, Langage. L'Università di Pisa lo ha insignito nel 2015 dell'Ordine del Cherubino e l'Alexander von Humboldt Stiftung nel 2017 lo ha nominato Forschung Preisträger. Tra le sue pubblicazioni, che naturalmente non posso ricordare tutte, ricordo in questa occasione l'edizione tradotta e commentata del De Vulgari Eloquentia, pubblicata a Milano nel 2011, ma ha avuto una ristampa per la Oscar Classici nel 2017, e i volumi Dante e la lingua italiana, e con Bernard Huss, Dante e la dimensione visionaria fra Medioevo e prima età moderna. Una prima pubblicazione a Ravenna nel 2013 e poi nel 2019. Do dunque con molto piacere la parola al professor Tavoni. Prego. Grazie, buongiorno. Mi sentite bene? Per favore datemi conferma che mi sentite. Ok, buongiorno Alessandra, buongiorno Loris, molte grazie per il vostro invito. Sono desolato di non poter essere con voi. Come hai detto bene, speriamo che sia un'altra volta presto. Dunque, l'universo di Dante è una tresfera, dico subito di non aspettarsi troppo dalla mia presentazione. È un tema che mi appassiona, alla fine dirò perché, cioè perché non è estraneo a un filone di ricerca che seguo da qualche tempo. Intanto condivido il mio schermo. Ecco. È un tema che mi appassiona, benché non abbia nessuna competenza di matematica e fisica, per cui credo che per proseguirlo dovrò avvalermi della consulenza di un fisico e un matematico. Oggi potrò solo prospettarvi i termini in cui si pone il problema, senza potervi indicare una soluzione, ma al massimo solo una direzione in cui cercarla. Partiamo dunque necessariamente dai versi dei canti 27 e 28 del Paradiso che pongono la domanda che ho usata per titolo, cioè l'universo di Dante è una tresfera o ipersfera, che dir si voglia? La tresfera o ipersfera è una sfera a quattro dimensioni, ovvero una sfera la cui superficie è una sfera. Il nostro universo oggi, dopo Einstein, ci dicono fisici ha la forma di una ipersfera. Per cui la domanda può essere formulata anche così: è mai possibile che Dante abbia concepito il suo universo come avente più di tre dimensioni, cioè come un oggetto per il quale A, gli mancavano completamente i fondamenti matematici sulla base dei quali concepirlo,
i quali sono stati fondati da Bernard Riemann a metà dell'Ottocento, e B, gli era impossibile vederlo, tra virgolette, perché la nostra mente è capace solo di vedere lo spazio tridimensionale. Su questo problema di come esseri a n dimensioni possono concepire uno spazio a n più dimensioni, rimando al classico romanzo Flatland di Edwin Abbott, 1884, e anche al libro più recente di Rudi Rucker di divulgazione scientifica, insieme di trovate narrative che vedete qui. Ma cominciamo dai versi di Dante. Prima di tutto, come necessario antefatto, da questo passo di Paradiso 22, dove Dante si trova nell'ottavo cielo, il cielo delle stelle fisse. E qui Beatrice lo invita, prima di salire ulteriormente, a guardare in basso, a guardare tutta l'ascesa che ha compiuto fino a quel punto. E quindi Dante guarda in basso e vede, qui nelle ultime terzine, tutti i sette cieli finora attraversati e al centro di questi sette cieli concentrici il pianeta Terra, così piccolo e misero. E lì vede la Luna intorno alla Terra, il Sole, Venere, Mercurio, poi Giove tra Saturno e Mercurio, insomma vede tutti i sette pianeti e in fondo vede, verso 151, verso famosissimo, l'aiuola che ci fa tanto feroci. Trovandosi lui Dante nel cielo delle stelle fisse, nella costellazione dei Gemelli, si trova sul meridiano di Gerusalemme e da quel punto di vista vede sotto di sé tutta la terra emersa. Passiamo ora a Paradiso 27. Dante è ancora nell'ottavo cielo delle stelle fisse e qui di nuovo Beatrice gli dice di guardare in giù e di guardare che rotazione ha compiuto. Infatti non si trova più in corrispondenza del meridiano di Gerusalemme, ma di quello di Cadice, cioè alle colonne d'Ercole. Quindi il suo campo visivo ora è diviso fra terra emersa a destra e oceano, dove Ulisse fece il suo folle volo, a sinistra. E qui Dante si sente attratto lo sguardo, come da una calamita, dagli occhi di Beatrice. E lo sguardo di Beatrice, nel quale lui si fissa, ha la forza di farlo passare di colpo dalla costellazione dei Gemelli nell'ottavo cielo al cielo superiore, il cielo velocissimo, che è tutto uniforme, come dice qui al verso 101, perché non contiene pianeti, è solo il cristallino, è salito al primo mobile. E vi sottolineo questo punto che questo cielo sia uniforme, cioè non ha al proprio interno nessun punto di riferimento, per cui Dante non sa dire in quale punto del cielo si trovi. Vedremo dopo che questo ha una sua importanza. E lì Beatrice gli spiega che tutta la natura del mondo sensibile, comincia da qui. Da qui parte il movimento, per cui questo cielo si chiama appunto primo mobile, che esso trasmette ai cieli sottostanti sempre più lento. Questo è il cielo più veloce di tutti e trasmette movimento di velocità decrescente ai cieli inferiori finché al centro di questo universo aristotelico-tolemaico la Terra è ferma. Ecco. Voglio soffermarmi sugli occhi di Beatrice. Ecco, gli occhi di Beatrice hanno avuto questa forza di farlo passare di colpo da un cielo all'altro, diciamo da uno stato all'altro, e questo è il titolo del libro di Patapievici, un divulgatore, un fisico e umanista rumeno, che ha intitolato il suo libro Gli occhi di Beatrice, e questo libro tradotto in italiano nel 2004. Professore Tavoli, 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 Tavoli.
Le slide non stanno, non cambiano, sono bloccate alla prima slide, a quella di presentazione. Allora deve premere la tastiera per mandare avanti le slide. Io sto mandando avanti le slide. Ho sempre mandato avanti le slide, quindi se le slide sono condivise, sì. Sono condivise le slide, le vedete? No, no, deve premere. Non stanno procedendo? Sì, professore, le slide le vediamo. Può andare avanti. Le vedete anche progredire, sì. No, non le vediamo progredire, le vediamo ferme su Mirko Tavoni, l'universo di Dante. Ora? Adesso vanno avanti, sì. Ah, ecco, allora, niente. Vi ho fatto vedere Flatlandia, quest'altro libro sulla quarta dimensione, e questo è il passo di Paradiso 22, ecco, e questo è il passo di Paradiso 27, dove vede tutti i pianeti e la Terra. Qui siamo in Paradiso 27, e di nuovo Beatrice gli dice di guardare giù, lui guarda giù, si trova ora sul meridiano di Cadice e quindi vede per metà la terra emersa e per metà l'oceano. Qui si sente attratto a guardare, a fissare lo sguardo negli occhi di Beatrice, ecco, che gli spiega che dal primo mobile parte il movimento che viene passato ai cieli sottostanti e anche che da qui ha origine il tempo. Questa è la copertina, come dicevo, del libro di Patapievich, che ha giustamente intitolato questo suo libro su Dante e la tre sfere, Gli occhi di Beatrice. Andiamo avanti. Qui siamo nella slide 9. Nella slide 10, ecco. Cosa vede Dante negli occhi di Beatrice, qui all'inizio del canto 28? Vede riflessa una luce come uno che guardi in uno specchio e vi vede riflessa la luce di un candelabro che si trova alle sue spalle. E allora si volta indietro per vedere se il candelabro c'è davvero. Qui mi soffermo a considerare, a confrontare questi versi con questi altri versi di Purgatorio 31, dove siamo nell'Eden, nella processione allegorica dell'Eden, c'è una situazione analoga, anzi uguale. Anche lì Dante guarda negli occhi di Beatrice e vede riflesso negli occhi di Beatrice, luminoso come il sole, e, riflesso in uno specchio, vede il grifone, cioè la creatura di duplice natura, aquila, leone, che simboleggia Cristo, che si trova alle sue spalle. Allora, alle sue spalle c'è il grifone, che è quel mostro lì con la testa di aquila, che riunisce le due nature, ma negli occhi di Beatrice lui vede alternativamente assumere solo la natura di leone o solo la natura di aquila. Quindi abbiamo una situazione visiva molto pertinente, come vedremo fra poco. Torniamo a Paradiso 28, ecco,
vediamo che Dante si volta indietro a vedere il punto luminoso riflesso negli occhi di Beatrice e vede un punto luminosissimo e piccolissimo e intorno a esso un cerchio di fuoco che ruota velocissimo, più veloce del cielo, più veloce che è il primo mobile. E intorno a questo primo cerchio ce ne sono un terzo, un quarto, fino al nono. Cioè ci sono nove cerchi, evidentemente simmetrici ai nove cieli, ma a differenza dei nove cieli, qui il più veloce è il più vicino al centro e il più luminoso è il più vicino al centro. Questi nove cerchi sono le nove gerarchie angeliche, dai serafini, i più vicini al punto luminoso che rappresenta chiaramente Dio, via via fino agli angeli che sono il cerchio più esterno e più lento. Questa situazione dunque si può rappresentare così. Da un lato c'è la sfera con i nove cieli, al cui centro c'è la terra, dove Dante ha appena guardato, guardando sotto di sé, e dalla parte opposta c'è l'empireo, è vero, strutturato in questi nove cerchi concentrici che sono gli ordini angelici. Allora, questo è quello che i versi di Dante ci dicono, e rispetto a questo è chiaro che le rappresentazioni che troviamo in tutte le edizioni della Divina Commedia sono tutte sbagliate, diciamo, dove si vedono bene i nove cerchi, ma poi fuori cioè sono delle rappresentazioni improbabili come questa dell'edizione Sapegno o come questa dell'edizione Chiavacci Leonardi, ecco, o come queste che si trovano nel web con un aspetto tridimensionale. Vedete che quello che sta fuori dal primo mobile è tutta roba senza nessuna qualità e dignità visiva. Il problema lo ha risolto semplificandolo l'edizione inglese, che semplicemente non ci mette niente fuori dal primo mobile, c'è la scritta Imperio e basta. Allora, torniamo alle due sfere che sono così vicine. E notiamo che cosa? Notiamo che non c'è la candida rosa, questo nessuno lo dice, di quelli che seguono il filone di Persera, ma mettiamo da parte questo problema e notiamo che un universo fatto così non è un granché, cioè come rappresentazione dello schermo, due sfere, sempre meglio delle figurine correnti che abbiamo appena visto, ma non un granché, è un cosmo parecchio dualistico, diciamo. Ma poi due sfere normalmente si toccano in un punto, ma non è questo il caso. Ce lo fa pensare quello che è detto in Paradiso 27, 100, 102, che andiamo a leggere. Ecco. L'ultima terzina, le parti sue vivissime ed eccelse, siamo nel primo mobile, Dante dice, le sue parti vivissime ed eccelse sono così uniformi, vi ho già sottolineato questo tratto prima, sono così uniformi che non so dire in quale punto Beatrice mi abbia fatto salire al primo mobile. E questa è molto importante.
Ci vuol dire che da qualunque punto del primo mobile lui si trovasse, lui guardando in alto avrebbe visto quello che poi ha visto. Cioè questa seconda sfera con al centro il punto luminoso, i 9 cerchi angelici, l'avrebbe vista da qualunque punto della circonferenza del primo mobile lui si fosse trovato. Ciò significa che le due sfere, quella dell'universo sensibile e quella dell'universo non sensibile, dell'empireo, non si toccano in un punto, ma in tutta la loro superficie. La superficie dell'una è anche la superficie dell'altra. Questo significa che non sono due sfere, ma è una ipersfera, cioè una sfera a 4 dimensioni. Una sfera la cui superficie è una sfera. E questo che hanno notato, è questo che hanno notato una serie di matematici o fisici che nel corso del Novecento se ne sono accorti, poiché essi hanno familiarità con la matematica e con l'astrofisica dei nostri giorni e sanno che questa è per noi oggi la forma dell'universo non euclidea, perché lo spazio non è piatto ma curvo, leggendo i versi di Dante se ne sono accorti e si sono detti: ma questa è un'ipersfera. Chi sono questi matematici e fisici? Eccoli, qui elencati, non ho tempo di leggere i loro nomi, ma insomma dicono tutti più o meno la stessa cosa, tranne l'ultimo che vedremo a parte, questo astrofisico svizzero che si chiama Bruno Bingeli. E tutti gli altri dicono che si tratta di un'ipersfera, cioè detto in parole molto povere da noi profani, o certamente da me profano, una sfera che risulta dalla fusione di due sfere, una sfera con due centri che alternativamente si presentano uno come centro, l'altro come superficie. In parole poverissime, ce lo possiamo figurare come una palla che possiamo rovesciare. La rovesciamo come un guanto, ma un guanto sferico. Se rovescio la palla, la sua superficie sprofonda, si comprime e diventa il centro, e il centro si espande, viene all'esterno e diventa la superficie. Con la differenza che nell'ipersfera questi due stati non sono alternativi, ma sono compresenti, simultanei. Che Dante abbia davvero in mente qualcosa del genere, per quanto ci sembri strano, lo dice, è così perché lo dice in Paradiso 30, qui. Non altrimenti il trionfo che lude sempre d'intorno al punto che mi vinse, sono questi cori angelici, parendo inchiuso da quel che li inchiude. Il centro luminoso delle gerarchie angeliche sembra racchiuso dalle gerarchie stesse, ma in realtà è esso che le racchiude. Quindi c'è questa contraddizione in termini che non è niente di strano. Parliamo di Dio, quindi è ovvio che dove si tocca Dio scattano degli stati di incompatibilità con la dimensione umana. È ovvio, anzi, non sarebbe Dio se così non fosse. Ma la domanda è: Dante si accontenta di dirlo a parole, questo stato incompatibile con la dimensione umana, o ha in mente una geometria che significhi questo stato? I sostenitori dell'ipersfera dicono come potrebbe essersi fatto un'idea simile a quella dell'ipersfera. Per esempio, ecco, Ostermann, questo libro Poesia dell'universo, l'esplorazione matematica del cosmo, ci dice come può essersene fatto un'idea, essendo del tutto privo dei mezzi matematici per poterla concepire. Lui dice: immaginiamo uno, se lui dice seguendo Riemann, ecco, questa dimostrazione è di Riemann, immaginiamo uno che si trovi
sulla superficie terrestre. Qui vedete i due emisferi. Questi due emisferi sono disegnati così in piano perché la nostra cartografia ci ha insegnato come rappresentare in modo imperfetto, ma insomma praticamente gestibile, una emisfera su un piano. Allora, immaginiamo che uno si trovi sulla superficie terrestre, mettiamo che si trovi nel Nuovo Mondo, immaginiamo e che ci guardi dentro, guarda dentro questa sfera che è la nostra Terra. Se è nel Nuovo Mondo, si vedrà sovrastato e circondato sopra la testa dal Vecchio Mondo e viceversa. Qui siamo in tre dimensioni perché ogni emisfero è stato appiattito come facciamo nelle carte geografiche. Quindi il confine fra i due emisferi è l'equatore, cioè è un cerchio, è una figura bidimensionale. Invece qui siamo in quattro dimensioni. Qui non confrontiamo due emisferi appiattiti, ma confrontiamo due sfere. E vedete quanto è simile alla situazione di Dante che abbiamo visto prima. Il vecchio universo e il nuovo universo sono due sfere. Il confine fra le due, dunque, non è un cerchio, l'equatore a due dimensioni, ma è una sfera equatoriale. Questo è l'universo di Riemann. Siamo a un passo dall'universo di Dante che abbiamo già visto, che è questo, infatti. Sì, ma come ha fatto Dante a fare l'esperimento mentale necessario per immaginare l'equivalente in quattro dimensioni di quello che noi concepiamo in tre? Ecco, qui i fisici danno ognuno una propria ricetta pratica. Questa è quella che suggerisce il fisico Carlo Rovelli. Questo è naturalmente il meraviglioso soffitto a mosaico del Battistero di Firenze, che ha al proprio centro la lucerna da cui prende luce, quindi è proprio come il punto luminoso di Dio, è circondato tutto intorno dai cerchi angelici, vedete, e poi se guardate fino al più esterno di questi cerchi, qui c'è l'inferno. Qui c'è l'inferno. Naturalmente qui siamo in un soffitto appena in una cupola, ecco, in una cupola. Voi immaginate di chiuderla in una sfera, tanto che l'inferno non si trova a questa modesta distanza, ma si trova al polo opposto di Dio. Ecco. Allora, Rovelli dice, questo è suggestivo, che questo assomiglia, se così fosse sarebbe una sfera, va bene, ci vuole poco per Dante che guarda in su a, diciamo, prolungare la cupola fino a chiuderla sotto i propri piedi e a farla diventare una sfera. Siamo sempre nelle tre dimensioni, però tre dimensioni in cui allora al polo sud c'è Lucifero e al polo nord c'è Dio. Ecco, se lui fosse riuscito a fare il salto di immaginazione visuale per dire che ciò non è a tre dimensioni ma a quattro, ci saremmo. E andiamo avanti. Ecco, quindi insomma più o meno quello che dicono, ora ho dovuto abbreviare moltissimo, ma insomma tutti i fisici a cui leggendo il verso di Dante è venuta in mente l'esclamazione ma questa è un'ipersfera, per spiegare come, con i suoi limitati mezzi concettuali,
possa essersi immaginato qualcosa del genere, fanno più o meno ragionamenti di questo tipo. Passo invece all'ultimo, questo astrofisico svizzero Bruno Bingeli, che ha scritto questo librone, Cinquecento pagine, Dantes Jenseitsreise und die moderne Kosmologie. 500 pagine in tedesco, perché quando scrive articoli di astrofisica li scrive in inglese naturalmente, ma dovendo scrivere un libro di 500 pagine su Dante, giustamente l'ha scritto in tedesco, tanto tutti i dantisti del mondo, è vero, hanno il tedesco come quasi lingua nativa. Allora, lui è un astrofisico che si interessa molto del rapporto fra l'astrofisica moderna e Dante, ma ha un'idea completamente diversa da tutti questi altri. E nel suo libro è pieno di critiche matematiche, fisiche a ciò che hanno detto tutti gli altri, che io non sono in grado di decrittare, però il senso dell'operazione lo capisco, perché questo è un astrofisico junghiano. Va bene. Allora faccio una piccola parentesi molto informale. Io sono un illuminista, quando leggo la massima parte delle cose scritte da junghiani non mi trovo a mio agio, però non posso dimenticare che Pauli, il premio Nobel per la fisica, grandissimo fisico, era junghiano, era in contatto con Jung e hanno sviluppato insieme teorie molto interessanti. E lo storico della scienza Silvano Tagliagambe, allievo di Ludovico Gimonà, quindi siamo in pieno illuminismo, dove io mi trovo a mio agio, ha scritto un libro su Jung e Pauli, prendendoli moltissimo sul serio. Allora, qual è l'idea di Bruno Bingeli? Vediamo. Ecco, la sua idea è questa, che, come si vede in questa figura, lui vede una analogia. Lui dice che non vuole definire una geometria, ma vede una analogia fra il primo mobile che ha scelto come titolo del suo librone e il Big Bang. Perché che cosa è il Big Bang? È il momento. È quella variazione accaduta 14 miliardi di anni fa che ha dato origine all'universo. Per cui, come sappiamo bene, se noi guardiamo con i nostri telescopi sempre più lontano, più guardiamo lontano nello spazio, più guardiamo lontano indietro nel tempo, finché arriviamo a vedere la radiazione cosmica, che è il segno del Big Bang, a 14 miliardi di anni luce da noi. Allora, è molto suggestivo questo paragone tra il primo mobile e il Big Bang, perché dentro al primo mobile, per Dante, c'era tutto l'universo fisico e fuori c'era Dio. Dentro e questi 14 miliardi di anni luce c'è tutto l'universo. E fuori cosa c'è? C'è l'origine dell'universo. Noi, guardando il primo mobile, diciamo, guardando l'equivalente moderno del primo mobile, vediamo l'origine dell'universo. Così come abbiamo appena visto, dito con le parole di Beatrice, che il primo mobile è da dove parte il movimento e da dove parte il tempo. Quindi è proprio uguale, il tempo parte dal primo mobile e il tempo parte dal Big Bang. Allora, questa è un'analogia suggestiva, il cui senso è, secondo Bingeli, come secondo Pauli e come secondo Jung, che
il macrocosmo e il microcosmo si corrispondono, cioè dentro la nostra psiche, è vero, ci sono conformazioni analoghe alla conformazione della natura. Bene, allora nel sono già, e infatti vedete qui, ultimissima slide, vedete in questa figura lui fa vedere l'universo antico che finisce col primo mobile e l'universo di oggi che finisce col Big Bang, e vedete come sono simili, mentre, dice Bingelli, completamente diverso è l'universo copernicano, che è meccanicistico. Va bene, allora in un minuto vi adempio la promessa di dirvi perché sono arrivato a interessarmi a questo e perché ci vedo una linea di ricerca. Vi leggo due brevissimi passi dal 33esimo canto, cioè dalla visione di Dio. È vero, nella profonda e chiara sussistenza dell'alto lume parvero i tre giri di tre colori ed una contenenza. Lui vede Dio nel momento in cui si manifesta come Trinità, cioè tre cerchi concentrici, è vero, che, come quelli di un arcobaleno. Qual è il punto? È che questi tre cerchi concentrici sono di tre colori, hanno tre colori diversi, ed una contenenza. Una contenenza vuol dire che occupano la stessa identica porzione di spazio. Quindi occupano la stessa porzione di spazio, quindi sono indistinguibili, sono una cosa sola, ma nonostante questo sono i tre colori. È un'immagine chiaramente impossibile. Anche l'immagine dell'incarnazione è impossibile, perché guardando dietro questo cerchio uno e trino, lui vede che dal suo sfondo emerge il volto dell'uomo, Cristo. E come emerge? Emerge del suo colore stesso, dentro da sé, del suo colore stesso, mi parve pinta della nostra effigie. Cioè emerge da uno sfondo che ha quel certo colore, perché è disegnata con lo stesso identico colore. Quindi è un'immagine impossibile, di nuovo un'immagine impossibile. Giustamente Dante ha scelto due immagini impossibili per visualizzare Dio. E a commento di questa richiama il geometra che tutto s'affigge per misurare lo cerchio, cioè richiama pi greco, il numero trascendentale pi greco, cioè mette in rapporto, questo è uno scatto concettuale geniale, mette in rapporto questa immagine impossibile che lui ha creato con il paradosso dell'infinito rappresentato da pi greco. Allora, la mia ultima parola è che se vogliamo cercare come Dante può aver immaginato una cosa inimmaginabile è ricorrendo al suo onirismo, che peraltro ho ricercato, questo è il filone di ricerca che vedo, che io pratico e che vedo collegabile con questo della iperstera. Ecco, mi scuso di avere usato pochissimi, direi, minuti in più, quindi toglietemi la condivisione se non riesco a togliermela da solo, e io ho finito. Va bene così?
unica e vera beatitudine dell'uomo, ma il fascino per i magnanimi eroi, i poeti, i pensatori dell'antichità pagana è palpabile tanto nei versi della Commedia che nelle pagine del Convivio e della Monarchia. Ricordo soltanto alcuni nomi: Virgilio, il savio gentil che tutto seppe, Omero, poeta sovrano, Orazio, gli spiriti magni che del vedere in me stesso me santo, Elettra, Ettore ed Enea, Cesare, Camilla, Pentasilea, Aristotele, maestro di color che sanno, Socrate, Platone e tutti i filosofi che abbiamo sentito ieri, da Amos a Bertolacci, sino ad Averroes, che è il gran commento feo. Oggi, come al tempo di Dante, ognuno di questi nomi evoca alla nostra immagine un fatto storico, una leggenda, una dottrina, dischiude una immagine e un'ancora vivida narrazione. Ma mi fermo qui e mi limito a sottolineare come a questa presentazione dell'antichità pagana sottostiano parecchi strappi rispetto alle regole della teologia allora a lui contemporanea. In primo luogo, l'escogitazione per i virtuosi pagani di un duplicato dei Campi Elisi da collocare nel nobile castello del Limbo, un luogo quieto e verdeggiante dove è sconosciuta la pena sensus, cioè la sofferenza corporea, e sono schivati per sempre i vari tremendi contrappassi infernali. Inoltre, Dante, e questo è un secondo strappo, risparmia anche a suicidi come Seneca e Catone, ma anche Empedocle, Lucano, Lucrezia, Didone, Cleopatra, la pena competente e non li spedisce, come si converrebbe, nel secondo girone dei violenti dell'inferno. E infine, terzo strappo, salva dalle pene dei sensi pensatori e principi islamici Avicenna, Averroes e Saladino che, in quanto nati dopo l'avvento di Cristo, non poterono godere della franchigia garantita dalla cosiddetta infedeltà negativa. Anche questo è un segno, mi pare, di quanto fosse grande il fascino che egli ha subito da parte di queste tante magnanime figure dell'antichità. Ma c'è di più. La riflessione dantesca sull'eredità filosofica dell'antichità classica pagana lo porta a mettere in luce un sistema organico e coerente di valori fondati sulla sola ragione naturale e sollecita a una revisione, infine, dell'idea di nobiltà individuale. All'indagine su questa riflessione è rivolto un lavoro che qui presento in forma sommaria, e che nel suo complesso ha preso in esame la ricostruzione proposta da Dante di cinque dottrine classiche. Primo, il filosofema tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere. Secondo, l'autarchia del sapere nella vita terrena, convivio. Terzo, la natura delle virtù civili dei pagani. Quarto, la natura e la funzione cosmologica delle intelligenze, di cui sotto sotto ha parlato Mirko, e quinto, la naturalità del fondamento della nobiltà umana. Qui svilupperò soltanto rapidamente i primi due punti e l'ultimo e accennerò sinteticamente agli altri due. Al tempo in cui Dante scriveva, verso la fine del 200, il sapere dei pensatori dell'antichità, che Dante chiama lì antichi proprio, si presentava nella forma istituzionalizzata di un programma educativo costruito e coltivato nella facoltà di filosofia dell'università, che tutti chiamano di artes, ma che in realtà è di filosofia. Nella percezione medievale di questo complesso di sapere, la filosofia, un elemento rimane costante e caratteristico, la sua autonomia e autarchia, che deriva dall'essere fondato sulla pura ragione naturale, esercitata con l'obiettivo di investigare, come dice Dante, e cito, ciò che per via naturale dicere si puote, convivio quarto. Al di là delle dottrine talora divergenti fra loro, la filosofia classica si presenta come un articolato sistema di conoscenze teoriche e pratiche, esercitando le quali l'essere umano compie la sua natura propria, la sua nobilissima perfezione, come dice Dante, e raggiunge quindi la felicità. La felicità di cui qui Dante parla è la felicità terrena, ed è ben inteso, come abbiamo già accennato, cosa ben limitata e misera rispetto alla visione di Dio promessa ai beati nella vita futura. Non di meno, la nobilissima perfezione cui fa riferimento il convivio
è quella che la ragione naturale è votata a raggiungere. Dante nel convivio dà segno esplicito di volersi muovere inequivocabilmente sul terreno della ragione naturale, perché collega sin dall'esordio l'universalità del desiderio del sapere con la naturalità del sapere stesso. E il discorso verte sull'essere umano in quanto ente di natura, naturalmente, dice Dante, e notifica il suo tendere alla propria perfezione, che è la scienza, come caso specifico di una legge naturale determinata dalla ragione. Infatti il testo prosegue, cito perché è molto bello, la ragione di che è che ciascuna cosa di provvidenza di prima natura impinta, cioè indirizzata, è inclinabile alla sua propria perfezione, onde, per il fatto che la scienza è l'ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicità, tutti naturalmente al suo desiderio siamo subietti. Ciò vuol dire che qualsiasi deroga al principio della naturalità del sapere configura una specie di caso contro natura, che non può essere spiegato altrimenti che attraverso l'esistenza di impedimenti accidentali. Sarà pur vero che uno sguardo realistico sull'umanità mostra che da questa nobilissima perfezione molti sono privati, parole di Dante, ma ciò nulla toglie la convinzione che qualora gli impedimenti venissero rimossi, la natura riprenderebbe il suo corso, riorientando al sapere e alla felicità terrena l'essere umano. Perciò individuare gli impedimenti è un passo importante per chi voglia approntare una terapia individuale e sociale. Dante ne riporta quattro, non sto a dirli. L'impresa del convivio intende esplicitamente offrire un contributo all'educazione e all'inclusione di laici, uomini e donne, ignoranti di latino, attraverso un'opera organica di divulgazione filosofica in lingua volgare. La rimozione degli impedimenti quindi mette a nudo la natura umana in quanto aspirazione alla realizzazione della sua nobilissima perfezione. Una natura compresa e definita secondo la pura ragione naturale, che si identifica con quella presentata e magistralmente articolata nella filosofia classica e in primo luogo da Aristotele, maestro di coloro che sanno. La tradizione dei teologi, Dante lo sapeva bene, vedeva le cose in modo del tutto diverso. I teologi condividevano in verità l'idea che tutti gli esseri umani desiderano di sapere, ma negavano la conseguenza che il sapere desiderato, nobilissima perfezione, fosse raggiungibile per mera via naturale. Anzi, proprio la constatazione che la stragrande maggioranza dell'umanità è composta da titolari di un desiderio destinato a rimanere insoddisfatto nel corso della vita presente, dovrebbe indurre questo fatto a concludere che questa soddisfazione, che non può mancare come scopo finale appena di rendere totalmente insensata l'intera vicenda umana, debba essere realizzabile almeno o soprattutto nella vita dell'aldilà. Sarebbe stato proprio questo il motivo della sofferenza che patirono i filosofi antichi per non essere riusciti a soddisfare il loro desiderio di felicità. Così Tommaso d'Aquino. Da questa posizione Dante prende le distanze in modo assai reciso, attenendosi con rigore al punto di vista filosofico-naturalistico che abbiamo visto assumere sin dall'inizio. Il desiderio di sapere connaturato l'umanità sarebbe vano se non fosse ordinato a un fine effettivamente raggiungibile nella vita terrena e adeguato all'umanità stessa. Non si può infatti desiderare per natura qualcosa di impossibile da raggiungere e nemmeno qualcosa che non si sa nemmeno che c'è. La conclusione è il rovesciamento della posizione teologica. Se vi dovessero essere enti che non sono oggetto di sapere secondo natura, questi non ricadrebbero nell'ambito del sapere desiderato da cui siamo partiti, onde, e questo è Dante, conoscere di Dio di certe altre cose quello che esso è, non è possibile la nostra natura, da noi naturalmente non è desiderato sapere. Si tratta di una conclusione eclatante. Dante rifiuta in toto, e cito le parole di Porro, Pasquale Porro,
la dottrina standard dei teologi secondo cui l'uomo possiede comunque un desiderio naturale di conoscere Dio, anche se tale desiderio non può trovare un compimento altrettanto naturale, ma solo uno, soprannaturale. Dante lo nega. Proprio l'eccezionalità della conclusione di Dante ci induce a riflettere sull'orizzonte concettuale nel quale egli si sta muovendo. Si tratta di quello che potremmo denominare un discorso filosofico, ovvero di un orizzonte definito da radiazione della ragione naturale aristotelica, che trova il suo limite in certe cose che l'intelletto nostro guardare non può. Il raggio visuale della ragione umana trova nel concetto di Dio creatore, negli effetti della creazione diretta, un muro invalicabile. I filosofi dell'antichità non superarono questa barriera per mancanza dell'ammaestramento della rivelazione, ci dice Dante. Per difetto di ammaestramento, gli antichi la verità de non videro delle creature spirituali. Proprio il riconoscimento del limite della ragione sarà condizione per raggiungere la salvezza, che si colloca per intero al di là di questo limite, nell'incommutabilità dell'eterna divina, e richiede un ammaestramento per disvelarsi, la rivelazione. Ma questo limite marca per converso il perimetro dell'aldiquà, ovvero del sapere filosofico, che si manifesta come un sistema chiuso e ordinato delle leggi di natura che reggono l'universo del tempo e della mutabilità, sostanziale e locale, investigabile attraverso la pura ragione. È la prima sfera di Tavoni. All'interno di questo perimetro si muove l'uomo naturale, che ricerca la felicità naturale, inconsapevole, pensiamo al greco, al romano, dell'aldilà, perché è privo dell'ammaestramento della rivelazione, sistema chiuso dunque, a proposito del quale forse è utile aggiungere qui un paio di considerazioni. In primo luogo, il compimento del desiderio del sapere naturale va inteso come un processo nel quale si realizzano successivi obiettivi di conoscenza, in una ricerca che riparte sempre verso ulteriori traguardi. Il secondo punto da notare è una sorta di preoccupazione pedagogica, educativa. Lungi dal condividere la posizione elitistica ampiamente diffusa fra gli intellettuali universitari del suo tempo, che stigmatizzano frequentemente gli ignoranti come bruti, uomini in senso equivoco, subumani, chi più ne ha, più ne metta, Dante interpreta questa condizione, quella degli ignoranti, come la conseguenza di un mancato sviluppo della personalità individuale che si è arrestata allo stadio mentale del fanciullo. Lo dice, sono come i bambini. Bambini non in senso di età, ma di incapacità mentale. Dante non si limita a deplorare la mancanza del corretto uso della ragione, ma fa della promozione di ciò un obiettivo educativo e anche politico. Puntare tutto sullo sviluppo della ragione naturale nel suo duplice aspetto di ragione teoretica e di ragione pratica ha l'effetto di legittimare in blocco il relativismo limitato, uso un'espressione di Marenbaum, di un sapere mondano, fisico e morale, all'interno del quale tutto si può autonomamente investigare e definire con la sola forza della ragione. Il modello di questo sapere mondano è, mi pare evidente, la filosofia classica dell'antichità nella sua totalità. L'etica di cui si parla nel convivio, di cui tanto si parla nel convivio, è soprattutto un sistema dei valori classico, le cosiddette virtù civili, che ha le sue fonti di riferimento, sappiamo bene, nell'etica nicomachea di Aristotele e negli scritti morali dei latini, Cicerone e Seneca, abbiamo sentito da Nati. Anche qui, come nel caso della ragione teoretica, abbiamo la ricostruzione in Dante di un sistema fondato esclusivamente sulla ragione naturale, questa volta ragione pratica. Ciò non vuol dire che Dante intenda suggerire che le virtù cristiane siano da accantonare o intenda in qualche maniera delegittimarle, anzi è proprio il contrario. Senza fede si perde il cielo, come dimostra il caso di Virgilio, per null'altro riolo c'è il perdei che per non aver fede.
anche per colui che nasce sulla riva dell'Indo e nulla sa della rivelazione, non c'è nulla da fare. Una vita eticamente svolta secondo i valori civili di un codice legale non è suscettibile di inquadramento nell'orizzonte della virtù e del peccato, del premio e della condanna eterna, in termini teologici, e di conseguenza non è destinata a produrre effetti salvifici. Come si vede, anche l'esplorazione dell'etica degli antichi si scontra con il limite della rivelazione, manca l'ammaestramento. Ma studiare il sistema chiuso del pensiero classico mette in luce le regole della morale naturale che ha orientato un intero mondo di pensatori, eroi, poeti, scrittori, il mondo dell'antichità classica pagana. E questo interessa molto a Dante. Ma come si rapporta il sistema della sapienza classica alla concezione del mondo cristiano? È integrabile in questa e in quale misura? Il modo in cui la questione viene trattata nel convivio lascia pensare che per Dante la risposta fosse affermativa, ma le soluzioni specifiche sono in alcuni casi di confine non facili da vedere, intersezioni fra ragione e rivelazione. Uno di questi casi è quello delle intelligenze, che è situata al confine fra ragione e rivelazione e che già qualche decennio addietro aveva dato filo da torcere ad Alberto il Grande in sede di commento ai testi che Dante ben conosceva. Qui salterò l'analisi, ometto di riferire l'analisi della posizione di Dante, che a mio avviso non sostiene per niente che le intelligenze siano angeli. L'analisi mostra infatti che Dante usa nel convivio due registri argomentativi, uno filosofico e uno teologico, e che il primo costituisce il luogo nel quale la dottrina classica viene ricostruita come risultato dell'esercizio della ragione naturale. Il registro filosofico, storico-ricostruttivo lo chiamerei, parla di intelligenze numericamente determinate, con determinate proprietà e funzioni all'interno del cosmo. Nel registro teologico della ragione ammaestrata dalla rivelazione, le intelligenze si rivelano essere un sottoinsieme degli angeli che ha una denominazione propria, appunto quella di intelligenze. E l'occhio del teologo le riconosce solo come un tassello di un più ampio ordine che conosce, al di là delle leggi della fisica e dell'astronomia, le regole dei meriti e dei premi, della salvazione e della dannazione, e che si estende sino ai misteri dell'empirio. Da un lato la filosofia, dall'altro la teologia. Ora, vengo all'ultimo punto, quello della nobiltà. Se ora ci rivolgiamo infine al tema che forse più di ogni altro ha impegnato Dante nel convivio, cioè la determinazione della vera nobiltà dell'uomo, ci troviamo di fronte all'utilizzazione parallela di un registro filosofico, naturalistico, ricostruttivo e teologico, in analogia a quello che avevamo visto finora. Obiettivo di Dante, come si sa, la legittimazione di un'idea di nobiltà individuale, anche se egli non esclude che l'intensificarsi di casi di nobiltà in una stirpe possa portare a comportamenti emulativi da parte dei singoli e quindi favorire il consolidamento delle tradizioni nobiliari. Ad ogni modo, nobilitare, rileva Dante, significa in generale perfezione di propria natura in ciascuna cosa, e nel caso della natura umana un insieme di virtù morali e intellettuali. Ma la virtù porta alla felicità, quindi la nobiltà umana si può definire come seme di felicitade messo da Dio nell'anima ben posta, manifestazione di bontà che fluisce da Dio nell'anima di ciascun individuo al fine di consentire la realizzazione della felicità e recepita in modo diverso e a ciascuno proprio. Questo molto rapida, sinteticamente, la linea argomentativa del convivio. Per chiarire questa sua definizione, Dante riflette sui caratteri che distinguono la generazione umana da quella degli altri enti, secondo una duplice linea argomentativa, a seconda che consideriamo discendere in noi questo seme di bontà dal punto di vista naturale o da quello teologico. Secondo il primo modo, Dante espone i risultati dell'indagine della ragione filosofica naturale, tutto ciò che per via naturale dicere si può.
Lo fa come sempre esponendo la filosofia dell'antichità, in particolare quella di Aristotele. Traccia le linee dello sviluppo dell'embrione umano. Nel caso specifico dell'uomo, la funzione sensitiva del feto si trova in potenza ultima a raggiungere la capacità di pensare, questo è abbastanza noto, l'intelletto. Comune dottrina dei filosofi è che ciò avvenga per un intervento aggiuntivo esterno. Nel momento in cui l'anima sensitiva è nell'estrema disposizione a ricevere, l'intelletto possibile si costituisce come totalità delle forme universali in potenza. Questo è un chiaro riferimento al concetto di forma dell'ordine dell'universo di Alberto Magno. Da questo momento in poi, quando arriva, l'intelletto è capacità di pensare qualsiasi contenuto, è spontanea apertura alla conoscenza del tutto, della totalità. La costituzione fisica individuale del corpo gioca un ruolo molto importante. La capacità intellettuale influisce infatti dalla prima intelligenza, Dante dice prima intelligenza, interessante, in modo uniforme, e pervade l'anima ricevente, sensitiva, in proporzione della sua disponibilità a riceverla, che è funzione della costituzione corporea. Ora, su questo è stato scritto parecchio. L'aspetto astrologico che determina la purità dell'anima ricevente è stato messo in evidenza dalla critica, che vi ha voluto vedere anche difficoltà teoriche, perché se il grado di purità dell'anima sensitiva è, in ultima analisi, funzione della configurazione delle costellazioni oppure del corpo, dovremmo concludere che in quell'attimo, addirittura prima della nascita, quando viene influito, viene quasi meccanicamente deciso il futuro intellettuale del soggetto, che da questo scaturisce una gerarchia degli intelletti degli esseri umani che sono sovra e sottordinati. Io non credo che questa interpretazione sia sostenibile, almeno per due ragioni. La prima è che si dimentica che l'intelletto possibile, secondo Dante, non è una sostanza statica, ma è una facoltà dinamica, e che ha capacità di conoscere tutti gli enti in quanto è la loro totalità in modo potenziale. Secondo luogo, Dante mostra di saper bene che la capacità della ragione naturale è frutto di maturazione e sviluppo, anzi, sottolinea in ciò, come abbiamo visto, l'importanza decisiva dell'educazione che fa nel convivio. Dante aggiunge una riflessione teologica, precisando che il seme divino di felicità viene deposto nell'anima umana con i doni dello spirito umano, lo spirito santo, scusate, che, passo notissimo, secondo che li distingue Isaia profeta, questo è segnale che siamo nella scrittura, nella fede, nella teologia, sono sette: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Però Dante è anche abbastanza reticente nel tematizzare questi doni. Per offrire precisazioni riguardo al seme di felicità, ritorna al discorso filosofico. È infatti di nuovo ad Aristotele che si rivolge per studiare il modo in cui questo seme si manifesta nell'uomo, e cioè come un connaturato principio di autoconservazione e di tensione verso la felicità che i greci chiamano ormen, cioè appetito d'animo naturale. I greci, siamo di nuovo nel campo della filosofia, chiaro. Si tratta di un appetito istintuale, suscettibile tuttavia, qualora venga coltivato come si conviene, di essere indirizzato attraverso la riflessione razionale verso le operazioni delle morali virtudi, dice Dante, e nelle operazioni delle virtudi intellettuali, cioè indirizzato alla filosofia, alla felicità filosofica di cui parla Aristotele. Può arrivare alla meta qualora venga affrancato dagli impedimenti dell'ignoranza, ma questa meta si colloca al di qua della finale somma beatitudine, la quale qui non si può avere. La somma felicità è ovviamente realizzabile soltanto nell'aldilà, e con ciò Dante ci ricorda l'orizzonte più ampio all'interno del quale va letto l'ormen naturale. C'è infatti un naturale appetito che sorge dalla divina grazia, mosso dalla rivelazione. In ogni caso, nel caso in uno con l'altro, si tratta sempre del germogliare di un seme connaturato ontologicamente ad ogni essere umano, a tutti,
di una divina bontà in noi, cito, seminata e infusa dal principio della nostra generazione. Causa di differenziazione sono le caratteristiche individuali del soggetto che ha ricevuto insieme e in particolare i diversi fattori che impediscono di accogliere l'influsso che viene dall'alto. In primo luogo, come nei pagani, evidentemente l'ignoranza della rivelazione e quindi la privazione della grazia e l'impossibilità di andare oltre i limiti della ragione naturale. In secondo luogo, abbiamo visto anche nel caso dei cristiani, l'ignoranza della ragione naturale stessa, dovuta all'immaturità, o causa dell'immaturità dell'intelletto che vive ancora una vita infantile e normale e animale. Come abbiamo visto, e mi avvio proprio alla conclusione, Dante si muove nell'ottica del modello fisico del removens prohibens, e la dottrina, il grave che cade a terra. Il grave cade a terra se viene sottratto l'impedimento. Finché c'è l'impedimento, sta lì, però naturalmente dovrebbe scendere giù. Ovvero il blocco di una tendenza naturale da parte di un ostacolo che è l'ignoranza e la restituzione del libero corso della natura a seguito della rimozione del blocco, rimozione degli impedimenti, come vive uno. In altre parole, l'obiettivo che egli propone è una sorta di gnosi, cioè il raggiungimento della consapevolezza, della presa di coscienza di ciò che l'essere umano è sempre stato, della presenza originaria del divino nella mente. Lui dice, preziosissima parte, che è deitate. Fioravanti dice che è una espressione impropria, però. Che è un'idea stoica, invece, documentata da Cicerone e Seneca nella forma utilizzata quasi negli stessi anni da Meister Eckhart, e l'abbiamo visto nella relazione di Nadia. La vera nobiltà compete dunque a chi è disponibile a scoprire il seme divino ontologicamente presente in lui. Chi questa presenza ignora non vive in modo veramente umano. Chi questa presenza scopre in modo razionale è nobile secondo il modo della natura, è magnanimo. Chi comprende la natura spirituale del seme divino è Dio per partecipazione. E qui ci muoviamo nella teologia. Si potrà quindi pur pensare con Carpi, con i miei amici, antichi amici, Carpi, Sant'Agata e Fioravanti, che Dante abbia scritto il convivio per un pubblico di principi, baroni, cavalieri, uomini di arme, feudatari, eccetera. Ma va, a mio parere, ben sottolineato anche, almeno, che le sue riflessioni sulla vera nobiltà muovono da argomenti filosofici e approdano quindi a conclusioni di carattere universale per uomini e per donne e non solo per feudatari. È difficile pensare che di ciò Dante non sia reso conto egli stesso. Concludo. Dante manifesta la convinzione che gli antichi ebbero la capacità di raggiungere scienza e virtù, cioè di teorizzare la felicità terrena che viene dal sapere e pensare una società pacifica tenuta insieme da un articolato sistema di valori, il tutto attraverso il solo esercizio della ragione naturale, Etica Nicomachea, Cicerone e Seneca. Ne abbiamo visto alcuni esempi. Abbiamo anche visto che la presentazione di queste dottrine coincide di fatto con una sorta di ricostruzione critica del sistema del sapere degli antichi, in modo particolare, ovviamente, di Aristotele. Questa ricostruzione non verte soltanto sulla filosofia naturale e teoretica, ma si estende alla morale, alla politica, ai valori, agli esempi, ai comportamenti virtuosi ed eroici della classicità. E per questo motivo è inevitabile che l'orizzonte della riflessione dantesca si ampli alla letteratura, alla poesia, alla storia. Perciò è un grave errore, a mio parere, tracciare qui una linea di separazione fra filosofia e cultura antica in generale, come nella voce di Pastore Stocchi nell'Enciclopedia Dantesca. Da questo punto di vista, il progetto del convivio si presenta come un tentativo di ricostruzione e riappropriazione e appropriazione dell'antico, visto come un mondo in sé conchiuso, nel quale la ragione naturale esercita la sua potenza, pur limitata. Ma allora sorge la domanda, ma se Dante è convinto che una vita condotta secondo la scienza e le virtù degli antichi non è sufficiente ad accedere alla salvezza eterna,
Qual è il senso e l'obiettivo di tutto questo sforzo ricostruttivo? Perché un così grande impegno per integrare un pubblico extraaccademico di laici, uomini e donne, mettiamoci anche feudatari, nel discorso razionale filosofico? Secondo quanto siamo venuti dicendo, appare abbastanza evidente che la catabasi nella filosofia di questo mondo ha per Dante una funzione educativa di favorire la maturazione della ragione individuale. Rimossi gli impedimenti per la compiuta realizzazione del suo essere naturale, l'uomo è in condizione di aprirsi a ricevere la grazia preveniente. La grazia preveniente è un concetto molto importante per Dante e non è la grazia arbitraria, perché presso Appo Dio non c'è intuitus personarum, non guarda alle persone, Dio è uguale per tutti. Dicevo, e ad ampliare l'uomo è pronto ad ampliare il suo orizzonte cognitivo ed esistenziale attraverso la fede nell'ammaestramento della rivelazione. E in questa prospettiva, a mio parere, appare chiara la continuità che lega il convivio alla grande visione della commedia. Grazie. Ringrazio il professore Surlese per questa interessante lezione su Dante, che apre, diciamo, un confronto col Dante preumanista, forse già umanista, per questa attenzione e valorizzazione del sapere antico. E invito il pubblico a conservare sicuramente numerose domande per dopo il caffè, ci vedremo dopo per la seconda parte della sezione di oggi e quindi ci vedremo per le domande più tardi, dopo le relazioni del professor Camerino e della professoressa Luana Rizzo. Purtroppo la pausa caffè non potrà essere lunga quanto promesso, ci vediamo qui non più tardi di 15 minuti, quindi tra 15 minuti puntuali qui dentro per le prossime due relazioni. Tante grazie. Allora, io inviterei i presenti a riprendere i lavori, anche perché sicuramente ci saranno molte domande, visto i primi interventi di grande interesse. Ricordo magari a chi ci sta seguendo da casa che sarà possibile fare le domande scrivendo le domande in chat e poi le proporremo ai nostri relatori e alla nostra relatrice, che passo subito a presentare. La professoressa Luana Rizzo, che insegna storia della filosofia del Rinascimento presso l'Università del Salento, è membro del consiglio del comitato direttivo del Centro per l'edizione di testi filosofici medievali e rinascimentali, CETEFIL, tra l'altro fondata nel 2000 dal professore Loris Sturlese. La professoressa Rizzo si occupa prevalentemente del pensiero filosofico del Rinascimento e della ricezione dell'orfismo e del platonismo, a cui ha dedicato monografie e saggi. Di recente ha curato presso Bompiani l'edizione critica del commento agli inni orfici contenuto nel Vaticano greco 2264. Accanto alla sua attività di studiosa va sottolineato, a mio parere, anche una notevole attività di terza missione sul rapporto tra filosofia e aziende, che credo sia anche un fiore all'occhiello del nostro corso di laurea. Do quindi subito la parola alla professoressa Rizzo. Prego. Sì? Ok, grazie Alessandra, grazie insomma innanzitutto al comitato organizzatore e promotore di questo bellissimo convegno. Allora, come è noto, al tema della fantasia, dell'immaginazio, della visione in Dante sono stati offerti diversi contributi. La questione della visione interiore, onirica, estatica e persino profetica, è al centro degli interessi di una nutrita storiografia e in particolare è stata recentemente approfondita da Tavoni in un contributo intitolato La visione interiore, dalla vita nova al convivio, pubblicato nel 2019. Accanto al De Somno et Vigilia di Alberto il Grande, lo studioso propone il commento al De Anima aristotelico di Avicenna come fonte dei diversi tipi di visione nell'opera dantesca. In questo contributo vorrei portare all'attenzione una tra le visioni attestate nella Vita Nova 14.1.16 e che riguarda l'imminente morte di Beatrice,
alla quale Dante narra di assistere impotente nella condizione di moribondo. Avete prescelto il bellissimo passo tratto dalla Vita Nova. Possiamo mettere in handout? Gliel'ha inviato la dottoressa De Giorgi. Quello che l'ha inviato la dottoressa De Giorgi. Eccolo, sì. Bene, grazie. Appresso ciò per pochi dì, avvenne che in alcuna parte della mia persona mi giunse una dolorosa infermitade, onde io continuamente soffersi per 9 dì amarissima pena, la quale mi condusse a tanta debolezza, e poi ancora, e però mi giunse un sì forte smarrimento che chiusi gli occhi e cominciai a travagliare siccome farnetica persona e a immaginare in questo modo che nello incominciamento dell'errare che fece la mia fantasia. E poi ancora dopo, allora cominciai a piangere molto pietosamente e non solamente piangea nell'immaginazione, ma piangea con gli occhi bagnandoli di vere lacrime. Vero è che morta giace la nostra donna, e per questo mi pare andare per vedere lo corpo nello quale era stata quella nobilissima e beata anima, e fin sì forte in erronea fantasia che mi mostrò questa donna morta. Ancora più avanti, onde io, essendo alquanto riconfortato e conosciuto lo fallace immaginare, risposi a loro: io vi dirò quello che ho avuto. Da questa triste visione è ancora Dante poeta a raccontarsi. Egli rinviene, ridestato dalle donne che, prendendosi cura di lui al capezzale del suo letto, lo sollecitano a svegliarsi, credendolo sognante. Tornato nei sensi, Dante comprende che Beatrice è viva e qualifica la sua visione come fallace, la sua fantasia come errante, la sua percezione come un delirio. Sa in tutti i modi di non aver sognato. Ora Tavoni osserva e ci fa riflettere. E questa la più precisa, intollerabilmente precisa visione divinatoria o profezia che dir vogliamo della morte di Beatrice, evento centrale della Vita Nova sul quale tutta la storia gravita. Ma pur essendo tremendamente veritiera, Dante insiste a qualificarla come erronea, fallace, ingannevole. Si tratta di una contraddizione che Tavoni invita a prendere in considerazione e sulla quale mi propongo di riflettere nel presente contributo. La visione di Dante, ovvero la sua fantasia, è provocata da dolorosa infirmitade. La imaginatio, separata da intellectus e da cognizio, in preda alla malattia o al terrore. Come mette in luce Tavoni, il caso è analogo ad uno di quelli considerati da Avicenna, giacché le immagini interiori prodotte dall'immaginativa sono molto simili a quelle percepite dai sensi quando è nello stato dormiente o indebolita da infermità oppure in preda al terrore. Alla visione della sua Beatrice morta, Dante piange con vere lacrime. Non solo immagina di piangere, il passo appunto 1 che abbiamo letto, le affinità tra il passo dantesco della Vita Nova e la dottrina vicegnana sono assai persuasive della dipendenza di Dante dal commento al De Anima di Avicenna. Tuttavia, senza pretendere di sostituire ad Avicenna nuovamente Alberto, vorrei sottoporre alla vostra attenzione la dottrina del maestro domenicano relativa alle visioni dei deliranti e degli infermi,
che si lascia documentare nel suo commento al De Somno et Vigilia, Liber 3, Tractatus 1, quod sit aliqua divinatio et quid sit. Dopo aver sottolineato la forte discordanza fra le opinioni dei filosofi, anche fra le diverse scuole filosofiche sul tema della divinatio, Alberto dichiara di accreditare la posizione aristotelica, spiegando da un lato i sogni come effetti della connessione biologica dell'anima del sognante con il corpo di cui è forma, dall'altro ponendo esplicitamente la questione della loro eventuale veridicità. La dottrina aristotelica, infatti, non spiega in che modo i simulacri, effetto dei sogni così come delle visioni, possano in qualche modo essere profetici. Provano a spiegarlo invece diverse teorie. Le teorie di Avicenna e Al-Ghazali concordano in qualche modo, ad avviso di Alberto, con quelle degli stoici nella misura in cui spiegano i sogni come effetti di cause superiori ed estrinseche rispetto al corpo dell'uomo, quali sono le intelligenze celesti e i demonis. End out numero 2. Leggo soltanto la parte sottolineata in rosso. Ci può mettere a fuoco? Cioè, no. E comunque il handout è disponibile anche fotografando il QR code che sta sul programma, dove si trovano anche tutti gli altri abstract. Quindi se qualcuno di voi ha un telefonino con cui fotografare il codice sul programma, può trovare lì. Va bene, anche l'abstract. Leggo piano, leggo lentamente. Allora, dicunt autem isti, somnia animarum esse per substantias, quae demones abeis vocantur. Visiones autem per deos corporeos, et profezias per deos incorporeos, qui solo intellectu, ut dicit Apuleius il libro de Deo Socratis, vix contemplatur homines mortales. Daimon autem sapiens in greco dicitur. Fine della citazione tratta dal De Somno et Vigilia. Diversa è la posizione di Averroè e Alfarabi, i quali insistono invece sulla stretta connessione tra corpo e anima. Rifiutando entrambe le posizioni, Alberto in qualche misura le contamina, giacché per un verso accredita la spiegazione aristotelica dei sogni e delle visioni come effetti della stretta connessione tra corpo e anima del sognante, per l'altro verso spiega la natura profetica delle stesse riconducendole all'azione di un lumen radiale, okema, veicolo di comunicazione delle virtù dei superiori corpi celesti all'anima dell'uomo. End out numero 3. Diximus, lumen radiale stellarum esse qualitatem influxam elementis. In accordo con la dottrina di Maimonide, condizione della veridicità di sogni e visioni sarebbe, secondo Alberto, il distacco dalla mente, dai condizionamenti delle passioni e dalla sensibilità. L'anima distaccata sarebbe infatti ricettiva dell'azione della causa prima, capace di imprimersi sulla materia e parimenti di suggellare il sogno o la previsione, con differenze specifiche in base alla costituzione organica di ciascun corpo. Anche qui c'è l'handout numero 4. Tra i 13 gradi di visione descritti da Alberto, mi interessa discutere il nono, nonus autem gradus, quando vi delicet vigilanti averso a sensibus occurrit imaginatio futurorum et ex forma celesti movente, per formas expressas. Alberto prende in considerazione le visioni dei melancolici, dei dementi e in generale dei malati, i quali pur da svegli
si trovano nella condizione del distacco dai sensi e proprio per questo, ci dice, accolgono visioni ancora più forti di quelle che occorrono in chi è vigile. Tali visioni sono impresse nell'anima dall'azione della forma celeste che ne è causa. Non offuscata dai sensi, la vis immaginativa incondizionata coglie quindi gli avvenimenti futuri. In un altro passo del capitolo quarto dello stesso trattato, Alberto torna sulla sua tesi. Gli uomini deboli e malati di mente, come i melancolici, possono prevedere il futuro e spesso sognano con esattezza e sotto la spinta di molteplici visioni, anche e soprattutto da svegli, parlano con se stessi, farneticano, delirano. Signum huius est quod infirmi et quasi amentes hominis et fatui, sicut melancolici. Imaginative enim semper imagines preparat ad motum, et multa fantasmata inveniunt, et ec coniectant ad futura. Sulla base della dottrina della melancolia, descritta nello pseudo-aristotelico Problemata 31, che attribuisce alla prevalenza dell'umore dell'atra bile, la quale è capace di influenzare la qualità della vita intellettuale, dell'attività intellettuale, quindi la perfezione nella filosofia, nella poesia e nelle arti, Alberto sembra supportare con argomenti fisiologici il carattere positivo della disposizione descritta, giacché influenza favorevolmente l'attività intellettuale. Ma torniamo a Dante. Dante moribondo vede Beatrice morire. Sappiamo che questa tristissima profezia si avvererà. Endaut 7. Ita né Beatrice nell'alto cielo, nel reame ove gli angeli hanno pace, e sta con loro e voi donne allassate. O la ci tolse qualità di gelo né di calore come l'altra face, ma solo fu e sua gran benignitate. Vita Nova 31:15-20. Con l'evidenza della morte di Beatrice possiamo sostenere che la visione di Dante attribuisce a se stesso, che Dante attribuisce a se stesso morente, è veridica. Di questa veridicità, come prima conclusione provvisoria, direi che Dante trova nella tradizione supportata da Alberto nel suo commento al De Somno et Vigilia un documento di cui mi sembra si possa ancora tenere conto per spiegare le basi filosofiche della narrazione dantesca. Il caso di Dante, ancora vorrei osservare, si iscrive peraltro nella tradizione delle visioni dei morienti, che predicono la morte dei loro coetanei, modelli attestati nel De Divinazione di Cicerone e nel De Cura Pro Mortuis Gerenda di Agostino. Nel De Divinazione Cicerone distingue due generi di divinazione. Una richiede l'intervento dell'arte, in base alla quale gli uomini interpretano tramite congetture i nuovi fatti e conoscono gli eventi trascorsi in seguito alle osservazioni del passato. L'altra, per noi più interessante, non richiede ragionamenti e congetture, in quanto è invece generata in uno stato di eccitazione psichica. L'animo, in preda ad uno stato di esaltazione o di follia, è visionario e profetico. Rientra in questa tipologia di visione profetica il caso delle visioni del moriente. È Endaut numero 8 e quindi appunto racconta di un sogno che di Eudemo. Nel De Cura Pro Mortuis Gerenda, opera in cui Agostino riflette sulle tradizioni rituali relative alla cura dei morti, il tema della veridicità delle visioni e dei sogni dei morti è di nuovo in questione. E tra queste in particolare il caso dei sogni e delle visioni prodotte da uomini che, folli o infermi, hanno i sensi sconvolti e parlano come se avessero davanti a se stesse persone veramente presenti, vive o morte, delle quali vedono le immagini. Endaut 9, similia sunt autem somnis non nulla etiam visa vigilantium,
qui turbatus habent sensus, sicut frenetici, locuntur secum, e quorum imagines communi. Fra gli esempi, Agostino riporta la visione del curiale Curma, il quale, moribondo, vede come in sogni cose che può, una volta ridestato, si raccontare. Ha visto morire Curma, il fabbro ferraio, e invita ad accorrere nella sua casa perché ci si sinceri sulle sue condizioni. Curma è morto per davvero. Endout numero 10. Cum homines altius quam si dormirent, sub trauntur corporis sensibus, et his enim apparent imagines vivorum atque mortuorum, homo quidam Curma nomine. La visione di Curma è veridica, e anche Agostino la riconduce alla condizione del distacco dei sensi in cui egli, proprio in quanto infermo, si trova. Si tratta di richiami che verosimilmente Dante può aver avuto nella mente per costruire la sua rappresentazione della visione della morte di Beatrice. Torno dunque all'osservazione di Tavoni, che fa molto pensare al suo ridestarsi provocato dai richiami delle donne che lo soccorrevano. Dunque Dante si esprime così: lo immaginar fallace mi condusse a veder Madonna morta, e quando io l'avea scorta, vedea che donne la coprian d'un velo, e avea seco umiltà verace, che parea che dicesse: io sono in pace. Si tratta dunque di una triste profezia o visione divinatoria. Sappiamo che si avvererà, come Dante stesso lascia intendere, ed egli stesso descrive questa visione come ingannevole. Ma perché Dante parla di immaginare fallace? Riguardo le visioni, proprio nel De cura pro mortuis gerenda, Agostino mette in guardia: talvolta però delle visioni false trascinano gli uomini in grandi errori. Endaut 11. Aliquando autem fallacibus visis homines in magnos mittuntur errores, quos talia perpeti justum. Il riferimento di Agostino è relativo anche, più avanti, all'episodio di Enea, che sceso negli inferi incontra Palinuro, il quale chiede la sepoltura del suo corpo disperso nel mare in cui è naufragato. La visione, esito dell'immaginazione poetica di Virgilio, è illusoria, e il corpo di Palinuro, come è noto, non sarà ritrovato. Fallace e responsabile di indurre gli uomini in grandi errori, la fantasia dei poeti esiliata dalla terra delle visioni veridiche, le quali sono, esplicitamente per Agostino, causate per intervento degli angeli, permesso oppure voluto dall'alto. Presumibilmente fallace la fantasia di Dante, poeta, apparentemente soggiogata al giudizio negativo di Agostino, scopre, nonostante le sue umili premesse, di essere portatrice della più triste della verità. Beatrice morirà. Con la sua visione di morte, Dante, da poeta, ribalta la prospettiva. L'immaginazione di Dante erra, sviandosi dall'impedimento che l'esercizio dei sensi rappresenta, e che, come apprende dal De Somno et Vigilia, sono di ostacolo alla naturale comunicazione dell'intelletto umano con l'influenza delle intelligenze celesti. L'errore della sua fantasia è diverso dall'errore al quale le sue parole sembrano alludere. Il suo immaginare è fallace a parole ed è tale perché Dante è poeta. Ma questo immaginare fallace è veridico all'accertamento dei fatti. La morte di Beatrice lo sancisce tristemente e forse anche oltre il livello narrativo e poetico. Con la sua narrazione Dante mostra di legittimare la fantasia del poeta, dunque il potere veridico dell'immaginazione umana, forte di una tradizione che ha i suoi antecedenti nella documentazione del De divinazione di Cicerone, ma anche dal Somnium Scipionis e dal commento che ne fa Macrobio, come ieri ricordava Federico Rosso nel suo pregevole contributo, Dante riscatta la fantasia poetica da quel ver che affaccia di menzogna.
a partire da una concezione dell'anima, aristotelicamente intesa come parte dell'universo, causa di tutte le operazioni umane e causata dalla virtù formativa dei cieli. In questo modo si scrive in una tradizione che, certamente informata dei contributi procurati dalla filosofia di Avicenna, ripropone attraverso gli approfondimenti di Alberto il tema della legittimità della profezia naturale e, sfidando i limiti imposti dalle categorie agostiniane, la accredita, riconoscendo implicitamente le potenzialità iscritte nella ragione dell'uomo. Si tratta di un tipo di profezia, come quella albertina, che scrive Palazzo, cito, è un fenomeno complesso, articolato in più fasi e frutto della sinergia di molteplici fattori, di ordine materiale fisiologico, impressiones celorum, lumen radiale, corpo del profeta, e psicologico-gnosiologico, immaginativa, fantasia, intelletto. Qual è dunque il ruolo della profezia naturale in Dante? Il profeta parla per immagini e dimostra delle verità sul futuro. Per Nardi il profeta è colui che, investito da Dio, rigenera l'umanità dal punto di vista culturale e politico. Dante ricorre alle immagini poetiche come canale comunicativo, ma alla base del suo progetto c'è il tentativo di comunicare anche un messaggio ad un pubblico più ampio in una prospettiva laica della cultura e tramite l'esercizio della ragione. Le immagini sono una sorta di intuizione della verità. La filosofia dunque concorre a delineare una visione della realtà che non è soltanto appannaggio dei teologi della Chiesa. Grazie. Grazie professoressa Rizzo per questa relazione che fa da pandan all'intervento del professore Sturlese prima ascoltato. E darei adesso la parola al prossimo intervento, che è del professor Camerino, che non è potuto essere qui presente per questioni di salute, ma la sua relazione verrà letta dalla professoressa Beatrice Stasi. E tuttavia vorrei presentare il professor Camerino, che è professore emerito di letteratura italiana, ha insegnato presso l'Università La Sapienza di Roma e anche presso l'Università di Lecce, ora Università del Salento. È stato guest professor presso l'Università di Heidelberg e visiting professor presso l'Università di Halle. Già consigliere del Centro Nazionale di Studi Altierani di Asti dal 92 al 2001, dal 2004 al 2006 è stato anche coordinatore di progetti di ricerca di interesse nazionale sulle tradizioni letterarie in età neoclassica e nel primo Ottocento. È presidente della Commissione Scientifica per l'edizione nazionale delle opere di Italo Svevo, promosso dal Ministero della Cultura, e socio ordinario dell'Accademia Nazionale dell'Arcadia. Tra i suoi numerosi studi dedicati a Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Tasso e Parini, ricordo in particolare, perché mi pare più aderente all'occasione di oggi, con più arte La Rincalzo, percorsi compositivi nella Commedia di Dante del 2016. Salutiamo il professor Camerino, ma do adesso la parola alla professoressa Stasi. Prego. Ringrazio Alessandra per questa presentazione del professor Camerino e gli organizzatori del convegno per l'invito. Il professor Camerino è dispiaciuto di non poter essere presente. Comunico da parte sua una piccola modifica del titolo, pervenuta troppo tardi per poterla recepire nel programma. La citazione dantesca di Tratti, pennelli, avean sembiante resta identica, e la parte esplicativa successiva è cambiata leggermente, è diventato Dante e il linguaggio delle percezioni. Comincio la lettura. Rispettivamente, nel Convivio e nell'Epistola 13, testi di natura e di tempi diversi, si notano due luoghi particolarmente significativi perché evidenziano il grande divario tra la lingua personale del poeta, in Convivio definita lingua mia, orazione e fabbrica del retorico, mentre nell'Epistola è definita sermone proprio, e la penuria di strumenti espressivi con cui rendere in modo specifico quanto il pensiero e l'intelletto dell'autore sappiano concepire. Il primo luogo menzionato, dunque il Convivio, recita testualmente: «La lingua mia non è di tanta facondia
che dire potesse ciò che nel pensiero mio se ne ragiona. E quella orazione si può ben dire che venga dalla fabbrica del retorico, nella quale ciascuna parte pone mano allo principale intento. Ed ecco invece l'epistola a Can Grande. Diligenter qui penotandum est quod dicit nescit et nequit. Nescit quia oblitus, nequit quia si recordatur et contentum tenet, sermo tamen deficit. Multa namque per intellectum videmus quibus signa vocalia desunt. Quod satis Plato insinuat in suis libris per assumptionem metaphorismorum. Multa enim per lumen intellectuale vidit, quae sermone proprio nequivit exprimere. L'indicazione che vi si riflette nei luoghi menzionati è sostanzialmente identica anche per l'inevitabile ricorso alle figure approntate da quella che Dante definisce la fabbrica del retorico, che permette la nascita dell'orazione, cioè del discorso, di cui fornisce altresì le figure più idonee, a cominciare dalle metafore, per sopperire alla carenza di signa vocalia e per rendere idee e immagini e pensieri sermone proprio. Questa specifica formula va intesa nel senso di un linguaggio proprio individuale che rende ciò che l'autore ha concepito con l'intelletto. Per intellectum o per lumen intellettuale, si legge infatti nell'epistola, che non a caso si collega chiaramente alla precedente formulazione già richiamata in convivio, ciò che nel pensiero mio se ne ragiona. Anche alla luce di questi rilievi preliminari, meritano di essere adeguatamente approfondite forma e tecnica con cui Dante costruisce nel suo poema, anche per via di figure retoriche, uno specifico linguaggio delle percezioni sensibili, che non sono statiche, ma in movimento e in trasmutazione, come si nota già nel canto purgatoriale richiamato nel titolo di questo studio, in cui tra l'altro al verso 47 si evidenzia in modo esplicito l'obietto comunque il senso inganna. E non a caso, anche negli altri canti finali del Purgatorio occorrono verbi legati soprattutto alle percezioni visive, che insieme a metafore e similitudine danno vita ad un articolato sistema di convergenze semantiche e di rapporti analogici, come vedere, sentire, udire, apparire, sembrare e altri affini. Ho già, sempre, ovviamente la prima persona è sempre il professor Camerino, ho già in altra sede ricordato una sequenza di Purgatorio 2, rispettivamente versi 16, 22, 26, cotal m'apparve, adesso m'apparia, un non sapeva che bianco, i primi bianchi apparverlali, eccetera. E sempre nello stesso canto, in anafora, va segnalato il verbo vedere in incipit in due terzine consecutive. Vedi che sdegna gli argomenti umani, vedi come l'ha dritta verso il cielo. È fin troppo evidente che per questi riscontri il richiamo vada a Vitanova terzo 3:8. Mi sopraggiunse uno soave sonno, nel quale mi apparve una meravigliosa visione, che mi parea vedere nella mia camera una nebula di colore di fuoco, dentro alla quale io discernea una figura d'uno signore di pauroso aspetto a chi la guardasse. Nelle sue braccia mi parea di vedere una persona dormire nuda, salvo che involta mi parea in uno drappo sanguigno leggeramente, e con essa mi parea che si ineggisse verso l'oceano. Come si può notare, verbi e sostantivi di percezione visiva sono quelli nell'ordine, li avete sentiti apparire, visione, eccetera. A questi sembra, limitatamente al canto 29 e altri canti finali del Purgatorio, aggiungerei anche qualche altro lemma, a cui pure si farà accenno, per esempio il verbo rimirare e il sostantivo paruta, che vale come parvenza. Purgatorio 26, 67-70, su stupido si turba lo montanaro e rimirando ammuta, quando rozzo e salvatico si nurba, che ciascun ombra fece in sua paruta. Si tratta di verbi e sostantivi non di rado assunti in sequenze anaforiche, una tecnica già colludata nella Vita Nova, prima che in modo ancora più evidente, nella seconda cantica del poema, a cominciare dal canto nono. Leggo alcuni stralci del canto nono.
in sogno mi parea veder sospesa un'aguglia nel ciel con penne d'oro, ed esser mi parea là dove fuoro abbandonati i suoi da Ganibede, poi mi pareva che, poi ruotata un poco, terribile come folgor discendesse e me rapisse in suso, suso in fino al fuoco. Ivi parea che ella io ardesse. Questi versi, da una parte, riflettono in modo esemplare la centralità del verbo parere di altri verbi di percezione, e dall'altra preparano una fase ulteriore in cui la poetica del percepire le sensazioni si indirizza a un processo più complesso, in quanto fenomenologia che si contempera e si lega a quella di un vero e proprio trasmutarsi. È un esito questo che si sviluppa intenzionalmente nei canti del paradiso terrestre, su due piani diversi. Quello predominante della modellazione della metafora a guisa di una metamorfosi è quello della valutazione simbolico-allegorica o teologica che la metafora autorizza in base al fenomeno di percezione di volta in volta costruito. In particolare, già nel canto 29 del Purgatorio si riscontra, come in un sistema di poetica preventivamente programmato, un'altra occorrenza di verbi di percezione, non solo visiva, ma spesso anche reiterati. E del resto è la stessa Matelda, si noti, a rilevarne l'importanza, rivolgendosi a Dante, quasi bruscamente, nel modo imperativo: «Frate mio, guarda e ascolta». Soprattutto nel contesto degli ultimi canti del Purgatorio, il poeta prende, quasi con intento sperimentale, a intensificare svariate visioni coloristiche o diversamente luminose, visioni che trovano il loro punto più suggestivo nella tendenza a sorprendenti casi di metamorfosi che non si compiono tutto a un tratto, ma come in un processo di estenuazione in fasi progressive, come in questa sequenza di Purgatorio 29, 73, 78. E vidi le fiammelle andar davante, lasciando dietro a sé l'aereo dipinto, e di tratti spennelli avean sembiante, sicché lì sopra rimanea distinto di sette liste, tutte in quei colori, onde fa l'arco il sole e Delia il cinto. Le fiammelle che di tratti pendelli avevano sembiante è un evidente fenomeno di trasmutazione che come tale contiene pure un tasso di ambiguità. Non a caso gli esegeti si dividono nell'interpretare i tratti pennelli come sventolate bandiere, anche per la presenza vicina dei luminosi ostendali, oppure nell'interpretare pennelli nel senso di pennellate, colpi di pennello. Si tratta di un'ambiguità insita nel processo inventivo, in cui, se detto, non mancano pure fenomeni metamorfici, come nel caso del sole, che assume i colori iridescenti per ornare il cosiddetto arco, e analogamente nel caso della luna, personificata con la figura Artemide Diana, detta Delia, perché nativa dell'isola di Delo, che li assume per ornare la sua luminosa cintura, il cinto. Il poeta si è a un certo momento fermato per osservare meglio le fiammelle dei candelabri che, se detto, lasciano dietro di sé strisce dipinte, che però riflettono soltanto una tra le altre possibili percezioni, che ancora nel paradiso terrestre dipendono strettamente dal senso umano. Sarà molto più avanti, nel nono e ultimo cielo, quello del primo mobile, che la percezione visiva non sarà più qualcosa di incerto. Paradiso quindi 34.6, quando il mezzo del cielo a noi profondo comincia a farsi tal che alcuna stella perde il parere infino a questo fondo. Perde il parere. Infatti, a questa altezza dell'evoluzione del poema, la percezione visiva registra un processo coerente in cui si chiarisce che nella percezione umana, spingendosi in basso fino alla terra, infino a questo fondo, il cielo sembra impoverirsi e trasmutarsi del tutto, e tutte le stelle sembrano spegnersi. Al contrario, nel cielo del primo mobile, in cui le leggi della fisica terrestre sono del tutto ininfluenti, il poeta pellegrino registra come una svolta, cioè non una visione filtrata da percezioni di senso, ma una vista, non a caso definita novella. Io compresi, me sormontar di sopra mia virtute, e di novella vista mi raccesi, tale che nella luce è tanto mera che gli occhi miei non si fossero difesi,
e vidi lume in forma di rivera, fulvido di fulgore in tra due rive, dipinte di mirabile primavera. Questa svolta avviene in un ordine sovrannaturale, in cui tuttavia il meccanismo dell'invenzione poetica, basata sulla percezione del senso, viene comunque ad agire tramite un'evidente similitudine, quella del sole ardente che sopraffà la debilitata vista umana, come pure accade nello stesso canto più avanti. Ai versi 25-27, come sole in viso che più trema, così lo rimembrar del dolce riso, la mente mia da me medesima scema. Questa stessa similitudine c'era già sull'incapacità dell'occhio debole di percepire il sole, la trovavamo nella Vita Nova, con ciò sia cosa che lo nostro intelletto s'abbia a quelle benedette anime, siccome l'occhio debole allo sole, e poi in amor che nella mente mi ragiona del convivio. Cose appariscono nello suo aspetto, che mostrano dei piacer di paradiso, dicono gli occhi nel suo dolce riso. Elle soverchian lo nostro intelletto come raggio di sole un frale viso. Anche con riferimento a questa sequenza, l'autore commenta: queste cose che paiono nel suo aspetto soverchiano lo intelletto nostro, cioè umano. Questo soverchiare è fatto per lo modo che soverchia lo sole suo fragile viso, ma pur lo sano, non pur lo sano e forte. E ben più avanti, nel paragrafo 15, si legge ancora: queste cose nostro intelletto abbagliano, in quanto certe cose affermano essere che lo intelletto nostro guardare non può, cioè Dio e l'eternitate e la prima materia. Come dire che Dante, rispetto alla composizione della commedia, aveva già anticipato questo tema centrale della percezione visiva, come dimostrano per esempio i versi 46-51 di Paradiso 30, che descrivono il forte disagio dei primi sguardi dell'innamorato abbogliato da una luce di eccezionale potenza nell'ultimo cielo paradisiaco. Come subito lampo che discetti gli spiriti visivi, sicché priva dall'atto l'occhio di più forti obietti, così mi confulse luce viva e lasciommi fasciato di tal velo del suo fulgore che nulla m'appariva. Il fenomeno sovrannaturale del potenziamento della virtù visiva, la novella vista, è perfettamente funzionale alla rivelazione della Beatrice divenuta eterna bellezza che si trasmoda, oltrepassa, cioè ogni misura compatibile con la facoltà della percezione visiva, anche la più alta mai raggiunta da mente umana. E tuttavia, anche in tale situazione sovrannaturale, di mirabile splendore e di inarrivabile bellezza di Beatrice, ancora una volta Dante ricorre a una delle figure retoriche più usate, insieme alla metafora, cioè alla similitudine. Figura che non può, non a caso, non essere confezionata come ulteriore percezione sensibile e che induce il poeta a richiamare subito di seguito, in questo luogo del paradiso, versi 28-29, l'ormai antico e pur indimenticabile incontro con l'amata, si noti, in questa vita, mantenuto nettamente distinto da questa vista, cioè dall'incontro raffigurato alle soglie dell'Empireo. Dal primo giorno che io vidi il suo viso in questa vita, infino a questa vista. Sono versi che tradiscono una decisiva svolta rispetto al processo inventivo qui evidenziato, per cui la percezione visiva-uditiva si configura sorprendentemente come una metamorfosi o come trasmutazione, come già notato da Paratore nella sua ampia scheda d'enciclopedia su Ovidio, in cui si legge fra l'altro: Dante, salvo i due casi in cui titola De rerum trasformazione o trasmutazione, il poeta ovidiano usa il genitivo singolare per denominarlo. Ci parla di metamorfoseos. A questo importante rilievo aggiungerei almeno quello non meno importante concernente Boncompagno da Signa, il quale nella sua opera più rinomata, nella sezione De transuptionibus, non solo aveva sottolineato, tra l'altro, che la transuptio è un certo velo sotto il quale le cose segrete si rivelano in modo più occulto e più celato, ma aveva pure osservato che il verbo transumere, è assimilabile al verbo trasmutare. Qui invece vi leggo in latino:
transuptio dicitur a transumo transumis, et dicitur transumere, id est transponere significationem vel partem significationis unius dictionis vel orationis in alteram. Vel dicitur transumere, id est transmutare significationem dictionim in aliam dictionem, vel orationis in aliam orationem, secundum imaginarium intellectum. Rette dal verbo vedere seguono proposizioni incalzanti con immagini o percezioni che non vanno tuttavia oltre un precario apparire. Per il verso di tratti Pennelli avean sembiante, alcuni commentatori ritengono, come si è detto, trattarsi di una metafora che richiama la vista di bandiere, sia perché nell'italiano antico tale è il significato di pennelli, sia perché poco dopo si evocano gli ostendali, stendardi. Di originale evidenza, in ogni caso, il fatto che la metafora si connota con esito metamorfico di una veduta provvisoria incerta sulla reale distanza dei suddetti ostendali. Leggo la citazione. Questi ostendali indietro erano maggiori che la mia vista. Quindi la distanza dagli occhi di chi lo osserva. Come del resto è esplicito lo stesso poeta, perché subito dopo troviamo l'inciso «quanto a mio avviso». E come procedere di trasmutazione in trasmutazione. Non diversamente, infatti, sempre nello stesso canto, non molto prima dei versi appena citati, in cui appunto sembrava di aver percepito Stendali, va notata un'ulteriore metafora di importanza simbolica, quella dei candelabri, che però era stata invece ancor prima percepita come raffigurante sette alberi d'oro, per un errore determinato dallo spazio d'aria che avrebbe ingannato la percezione da parte del senso della vista. Versi 43-48. Poco più oltre, sette alberi d'oro falsava nel parere il lungo tratto del mezzo che era ancor tra noi e loro. Ma quando io fui presso di lor fatto, che l'obietto comunque il senso inganna, non perdea per distanza alcun suo atto, la virtù che ha ragion discorso a manna, sì come gli erano candelabri apprese. Non è mai abbastanza l'attenzione da Dante perseguita nel costruire la sua poetica della percezione dei sensi, soprattutto visiva, che viene pertanto coinvolta fino ai momenti di più alta astrazione metafisica, come nel cielo delle stelle fisse, al momento in cui il senso della vista cede, improvvisamente abbagliato dalla fulgida fiamma che emana dallo spiro di San Giovanni, il quale, si ricordi, prima di avviare l'esame della carità, incoraggia il privilegiato pellegrino con queste parole: «Intanto che tu ti risense della vista che in me consunta, ben è che ragionando la compense». Parole in cui va sottolineata l'adozione del raro verso denominale «risense», che richiama il sostantivo senso, confermando come l'attenzione alla poetica e al linguaggio delle percezioni sensibili sia sviluppata con esemplare continuità fino ai canti finali del poema. Ora, riprendendo dal 29° del Purgatorio, successivo a quello dell'improvvisa e folgorante apparizione di Matelda, allo sguardo sbigottito del poeta si rivela la processione dei simbolici sette candelabri ardenti, che richiama l'Apocalisse di Giovanni, in cui si raffigura idealmente la storia della Chiesa e dell'umanità tutta. Si leggano i versi 52-54. «Di sopra fiammeggiava il bello arnese, più chiaro assai che luna per sereno di mezzanotte nel suo mezzo mese». Da evidenziare in particolare la similitudine istituita con le condizioni che determinano la massima luminosità nel corso della notte, la luna piena e il cielo sereno. I sette candelabri sono in processione, la loro capacità di illuminazione è molto superiore a quella della luna piena a mezzanotte. Peritissima raffigurazione questa, dal momento che il genio inventivo del poeta riesce a collegarla alla percezione visiva già esperita nel precedente canto 28, quella della selva antica e bruna, immancabilmente contraddistinta da ombra perpetua. Avvegna che si muova bruna sotto l'ombra perpetua che mai raggiar non lascia sole ivi né luna.
A sua volta la metafora dei candelabri registra un'ulteriore trasmutazione già in apertura del successivo canto Purgatorio 30:1-7 ed è convertita nell'evocazione delle sette stelle dell'Orsa che, come è noto, richiamano un carro trainato da sette buoi. Quando il settentrion del primo cielo, che ne occa sommai seppe ne orto, né d'altra nebbia che di colpa velo, e che faceva lì ciascuna accorto di suo dover, come il più basso face, qual temon gira per venire a porto, fermo s'affissa e così via. Come si vede, lo scenario edenico che emerge dall'inizio di questo canto si manifesta ancor più incisivamente attraverso una similitudine molto viva, qual temon gira per venire a porto. Ma tutta la sequenza dei versi appena citati è ulteriore rielaborazione, per non dire trasmutazione, dei sette candelabri in processione identificati con le sette stelle dell'Empireo, cioè del primo cielo. Si tratta di un'eccezionale perizia inventiva che pure, consecutivamente nei canti 28, 29 e 30 del Purgatorio, ricorre a puntuali metafore perifrasi che completano e definiscono uno straordinario, simbolico processo metamorfico, fondato sulla massima evidenza che richiama la percezione di fasi naturali, come il richiamo al tramonto, occaso e all'alba, orto, che tuttavia si allarga in un'intensa tramatura di figure retoriche. Perifrasi, si è detto, ma anche similitudini, attraverso cui il poeta riesce a unificare immagini universali e pur diverse, come quelle del cielo e del mare percorso dalle navi, instaurando una stretta corrispondenza tra la funzione della costellazione dell'Orsa Minore, che guida la rotta dei candelabri, qual temon gira, eccetera, eccetera, e la funzione dei candelabri, simbolo del settemplice spirito divino che ha sede nel primo cielo e che nel paradiso terrestre guida la processione. Non è un caso del resto che l'ampio incipit del canto 30 del Purgatorio preservi ancora il linguaggio legato alle percezioni del vedere o dell'apparire. Io vidi già nel cominciar dell'orto la parte orientale tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno, e la faccia del sol nascere ombrata, sicché per temperanza di via vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva, e così via. Questi versi introducono l'apparizione di Beatrice e l'alba, il poeta pellegrino vede nel cielo sereno la parte orientale tutta rosata e il disco del sole in una luce mitigata dai vapori. Beatrice, con una corona d'olivo sopra un velo bianco e con un verde mantello e con un abito del colore di fuoco, si rivela entro una nuvola di fiori che, lanciati in alto dagli angeli, ricadono in giù. Da questo momento, dopo lo smarrimento per il venir meno della compagnia e della guida di Virgilio e per i rimproveri ricevuti dalla sua amata di un tempo, per cui il poeta pellegrino confessa il suo traviamento, si riscontra nel successivo canto 31 l'episodio in cui Beatrice viene a trovarsi di fronte al sacro grifone, i cui occhi si riflettono nei suoi, definiti non a caso gli smeraldi ond'amor già trasse le sue armi, che un tempo furono vie di transito dirette al cuore del poeta. È un fenomeno visivo che va ben oltre i limiti dell'umano, ma si tenga anche presente, sempre nel paradiso terrestre, il luogo in cui una delle danzatrici intorno alla ruota destra del carro ha carni e ossa come di smeraldo fatte, cioè del colore che, oltre che segno di particolare bellezza naturale, simboleggia anche la virtù teologale della speranza. Lo stesso colore che nella già citata Apocalisse di Giovanni viene assegnata all'arcobaleno. E tiris erat in circuito troni aspectu similis smaragdo. Anche per il riscontro di questa rilevante fonte biblica è del tutto evidente che l'invenzione della metafora della lista luminosa dell'iride non si esaurisce con la raffigurazione dell'arco nel canto 29 del Purgatorio, cioè dell'arcobaleno o iride che dir si voglia, costruita con un procedimento di pura percezione visiva, per cui le fiammelle rendono l'area dipinto che di tratti pennelli avean sembiante. Ma, di nuovo, l'immagine dell'arcobaleno viene poi nel luogo sopraindicato di Purgatorio 31:117 richiamata appositamente
per inseguirvi un fugace cenno autobiografico agli smeraldi dell'antica amata, dai quali, si è detto, Amor già trasse le sue armi. Grazie per la lettura, ma anche per il contributo. Potrei condividere, diciamo, l'apprezzamento con il collega Camerino. Benissimo, grazie ai nostri relatori. Abbiamo un po' recuperato il ritardo con cui abbiamo iniziato questa la sessione mattutina, quindi c'è spazio, ampio spazio per le domande. Mi fa piacere vedere il professore Tavoni collegato, quindi do immediatamente la parola sia al pubblico presente che al pubblico collegato sulla piattaforma Teams. Prego, professore Avanzini, che immagino voglia fare una domanda al professor Tavoni. Verso il microfono. Okay. Basta così. Allora, buongiorno professore, la ringrazio per l'intervento che mi ha anticipato, perché 5 novembre pensavo di parlare più o meno delle stesse cose, anche se, diciamo, con un taglio un pochino meno ottimista, nel senso che è vero che la descrizione di Dante della struttura oltre l'Empireo ricorda la trisfera, ma ne ricorda non la sua natura geometrica, che è quella di una sfera nello spazio a 4 dimensioni, ma la rappresentazione che facciamo dell'ipersfera nello spazio a 3 dimensioni, che è quello noi congeniale. Quindi il discorso dei due centri viene un po' meno, cioè l'ipersfera ha un solo centro nello spazio a 4 dimensioni, noi, esattamente come facciamo con le coordinate polari sulla sfera, per rappresentarla con dei cerchi, la superficie sferica la rappresentiamo attraverso due cerchi di cui il bordo è l'equatore di entrambi. Quindi mi domando se sia pensabile che Dante non solo abbia immaginato un mondo a 4 dimensioni, anticipando quindi di 6 secoli Einstein, ma ne abbia anche colto la difficoltà di una rappresentazione nel mondo tridimensionale a cui siamo abituati. Questa è un'ipotesi, secondo me, un pochino azzardata. Anche io ho letto gli articoli di Rovelli usciti, diciamo, dal 2010 in poi un paio di volte sul Sole 24 Ore. È molto affascinante l'ipotesi, personalmente la trovo un pochino azzardata. Quindi volevo sapere se lei, che ha sicuramente, diciamo, fatto una excursus attraverso la letteratura rilevante, andandoci, ha citato un numero di fisici e astrofisici molto importanti, sono tutti stupiti di questa descrizione, ecco, io rimango un pochino perplesso. Buongiorno, grazie. Tanto per cominciare, dove farà questa relazione il giorno 5? Perché se fosse possibile seguirla, mi farebbe piacere seguirla. La relazione verrà tenuta nell'ambito di... Dove sta la videocamera? Dove sta? Anche qua. Ok. La relazione sarà tenuta qua all'Università del Salento nell'ambito delle giornate di celebrazione dantesche organizzate dall'Accademia Pugliese delle Scienze. Quindi potrei inviarle l'invito molto volentieri da parte del Comitato. Sì, grazie, grazie. La collega Manuela De Giorgi. Grazie. No, perché se fosse stato all'interno di questo convegno me ne sarei accorto dal programma. Va bene, grazie per l'informazione. Mi sentite? Sì. Guardi, non ho niente da, non posso aggiungere niente a quello che ho già detto, cioè siamo tutti in una condizione di perplessità, perché evidentemente lui non aveva neanche lontanamente i fondamenti matematici per poter concepire una cosa di questo genere, e d'altra parte i versi che ho voluto leggere, è vero, per essere concreto, e suggeriscono questa cosa. E se non significano una cosa simile a questa, che cosa significano? Ecco, quindi
ho esordito dicendo che eravamo tutti in una situazione di perplessità e non, purtroppo non posso chiarire più di così. Ecco, dico qualcosa sul forse sul finale, cioè mi sono occupato e continuo a occuparmi della dimensione visionaria del poema. Ecco, penso che in questo filone si possa trovare una spiegazione del universo così più complesso di quello aristotelico-tolemaico che lui sicuramente, di cui lui sicuramente dà degli indizi testualmente incontestabili, ecco, cioè che l'abitudine che lui aveva, la familiarità che aveva con le proprie immagini oniriche, che come si sa non sottostanno ai vincoli spazio-temporali, ecco, la familiarità psichica che aveva con questa dimensione possa averlo aiutato a intravedere un universo eccedente i limiti delle tre dimensioni. Ecco, più che questo suggerimento io non so dire niente. Lei invece ha delle idee che sentirò il giorno 5? Grazie. Ci sono domande dalla... Prego, il professor Bianchi. Sì. Si sente? Sì, allora, sì. Io ringrazio molto Mirko Tavoni per questo intervento molto affascinante che, diciamo, mi ha consentito di conoscere un po' meglio una letteratura che sapevo esistente ma che vedo essere molto più sviluppata di quanto immaginassi. Devo dire, riacciandomi a quanto diceva il collega e anche alla tua risposta, che a me qualche perplessità resta, perché altrimenti cosa significano questi versi? È una domanda che dobbiamo porci, ma diciamo, il tentativo di trovare nei versi di Dante delle anticipazioni di teorie scientifiche sviluppate successivamente è molto antico e non sempre ha avuto successo. Già i galileiani cominciano a trovare idee galileiane nei testi di Dante nella seconda metà del 600 e nell'800 un paio di versi sono stati letti come anticipazione della teoria di Newton della rifrazione della luce e poi della teoria della gravitazione universale, e credo che oggi la maggior parte dei dantisti non li interpreti più così. Io, diciamo, trovo molto affascinante questo tipo di letture, ma mi sembra che il pericolo dell'anacronismo ci sia. Ma al di là di quello, la domanda che volevo fare, riallacciandomi a una delle osservazioni fatte rispondendo alla domanda precedente, è se non ci sia solo il rischio dell'anacronismo, ma, come dire, la riapertura di una prospettiva legittima, ma certo discutibile, che è quella dell'interpretazione, come dire, iniziatico-esoterica di Dante. Cioè, se non si ritorni a qualcosa come quello che Eco chiamava il paradigma del verame, perché Dante aveva sicuramente delle capacità, diciamo, di pensiero e di visione assolutamente straordinarie, però usa un certo linguaggio. Cioè, se questo autore, diciamo, svizzero-tedesco, che io ignoro, fa paragoni fra quello che Dante dice sul primo mobile e la teoria del Big Bang, diciamo, uno può non solo avere qualche perplessità e porsi qualche interrogativo, ma porsi la domanda: le persone cui Dante si riferiva, quelli cui parlava, i suoi contemporanei, se sento parlare di primo mobile, gli viene in mente una cosa sola, cioè una variazione sul tema della cosmologia aristotelica, dove viene introdotto quest'altro cielo che si muove a una velocità spaventosa, ma che è il confine del mondo.
un mondo chiuso, chiuso, finito, statico, mentre la teoria del Big Bang porta inevitabilmente con sé l'idea di un'immagine di un cosmo in espansione dinamico. Allora Dante voleva, come dire, aveva preconosciuto e in qualche modo intuito qualche cosa che noi abbiamo capito nel secondo decennio del Novecento, e pur usando una terminologia tradizionale, in realtà si riferirebbe a qualcos'altro. Quindi è questo quello che mi fa problema, cioè l'idea che ci sia un significato recondito e che decifriamo solo molti secoli dopo. Grazie. Dunque, comincio dalla fine, cioè c'è un rischio di interpretazione esoterica, no, nel modo più assoluto, cioè proprio io sono agli antipodi di questa roba, è vero, e se la definisco roba ci siamo capiti, quindi proprio questo, cioè lungi da me qualunque sospetto totalmente immeritato di questa roba qui, ecco. E non credo che lui abbia anticipato nessuna teoria scientifica, non credo che abbia anticipato nessuna teoria scientifica. Allora, come si spiega che quello è un centro che sembra che sia inchiuso dai cerchi angelici, ma in realtà li racchiude? Allora, queste sono parole di Dante, significato letterale inequivocabile, è vero? Non possiamo espungere questi versi dalla Divina Commedia, oltretutto sono molto belli, è vero? Quindi descrivono a parole una contraddizione in termini, che qualunque teologo dice che Dio è pieno di contraddizioni in termini, se no non sarebbe Dio. Basta. Allora, questa contraddizione in termini, Dante si limita a esprimerla col linguaggio naturale, che è perfettamente capace. Esprimere contraddizioni in termini nel linguaggio naturale è facile. Poi a lui gli veniva bene perché scriveva dei versi straordinari, ma siamo capaci anche noi di fare frasi che descrivono, è vero, situazioni di impossibilità. Quindi diciamo, rappresentare una situazione di contraddizione in termini a parole, e uno lo può fare da grande poeta, lo può fare da persona comune, è facile. La domanda è, siccome queste parole, il cerchio che include ciò che è inchiuso, eccetera, descrivono relazioni spaziali. Lui queste relazioni spaziali, in cui una cosa coincide con il proprio contrario, le descriveva solo a parole o pensava che esistesse una immagine spaziale in cui queste cose coesistessero in un qualche spazio, che non può essere lo spazio a tre dimensioni, perché dentro lo spazio a tre dimensioni un centro o è circonferenza. Ecco, quindi semplicemente questo, cioè cercare di capire, è vero, partendo dalla più stretta filologia, che cosa vogliono dire le parole di Dante. Se lei me le sa spiegare senza mettere un po' in crisi il principio di non contraddizione, non so come riesca a farlo. Poi noi viviamo in un mondo a tre dimensioni, la nostra mente è a tre dimensioni, ma non nel sogno, è vero. Nel sogno noi viviamo esperienze in più di tre dimensioni, e questa è scienza, questo è illuminismo, non c'è niente di esoterico. Ecco. Quindi, siccome lui era un grandissimo sognatore, può darsi che attingesse a questa zona della sua esperienza mentale. Ecco. Benissimo, grazie. C'è un'altra domanda? Posso?
La professoressa Rosia Katash, prego. Irene, che piacere vederti. Professor Ciullese, di cui abbiamo già un po' parlato. Cosa? Ah. E su questo concetto della nobiltà, che è molto importante, che io l'avevo anche studiato per il divulgare eloquenza, perché comincia all'inizio del convivio e poi cambia idea del divulgare, ma nel divulgare non è la scelta tra il latino e il volgare, ma la scelta di una nuova idea, che è quella del volgare illustre, che viene definita nel secondo libro come nobiltà dappertutto, quindi non so, 50 volte si parla di nobiltà, dunque c'è qualcosa con la nobiltà nel divulgare. E la mia domanda a proposito del convivio è quella: se c'è qualcosa come una differenza dal punto di vista dei rapporti tra filosofia e teologia, una differenza tra l'inizio del convivio e poi il quarto libro. Perché noi abbiamo un po' l'idea che il divulgare potrebbe essere tra i due e avere un'influenza, perché questi, dunque, un'influenza su quest'idea della nobiltà, che è o una cosa che viene alcuni l'hanno, come i poeti del divulgare, o qualche persona che l'hanno nel quarto libro, o che è una cosa in modo più filosofico che uno può avere più o meno, che va molto meglio nell'inizio con il programma educativo del convivio. Dunque questa è la mia domanda. Domanda, intanto grazie, è assai complicata, perché io so che ci sono ipotesi di spostamento dai primi tre, ipotesi cronologiche sulla questione dei tre libri e il quarto del convivio. Francamente, e questo ho cercato di far vedere nella mia relazione, almeno dal punto di vista che ho assunto io, cioè la distinzione, l'indagine, la distinzione fra teologia e filosofia, cioè l'identificazione di un perimetro filosofico della ragione naturale e teologico dell'ammaestramento, io un cambiamento non ce lo vedo. Per quanto riguarda il divulgare eloquenza, io mi chiedo se non si potrebbe, la nobiltà anche qua, secondo me, come tutte le cose che dice Dante, dovrebbe essere trattata, questo era il senso della mia relazione, o dal punto di vista della ragione naturale o dal punto di vista della ragione rivelata. Io sono convinto che Dante tracci una linea di demarcazione fra filosofia e teologia e che questo sia un'eredità di Alberto il Grande, e che sia anche documentabile storicamente. Ora, se noi lo vediamo all'interno della ragione naturale, nel divulgare eloquenza, io penso che debba essere visto all'interno della ragione naturale, allora potremmo vedere una sorta di doppio punto di vista o di sviluppo teorico, in questo senso simmetrico al convivio. Nel convivio c'è la presentazione di un uomo naturale, no? Un uomo naturale che però si... poi c'è l'uomo spirituale, che è quello della ragione rivelata. L'uomo naturale però è come scisso in due momenti. Il primo è la naturalità potenziale che non è ancora sviluppata, la naturalità infantile, la ragione che non è perfetta, non è compiuta. Il secondo è il momento in cui la ragione si compie. E io non so se un modello di questo genere, cioè di uno sviluppo verso un perfezionamento della ragione, che appunto è un perfezionamento educativo, no? E che è un perfezionamento diacronico,
non possa essere applicato anche al divulgare eloquenza, tenendo presente che questo perfezionamento è comunque tutto all'interno della ragione naturale, cioè non ha una sporgenza teologica. E quindi a questo punto si potrebbe interpretare, cercare di interpretare questo seme di felicità, no? Questa grazia che è simmetrico della poesia come un qualcosa di naturale. Ora, è vero che non possiamo dire sicuramente che tutti siamo naturalmente poeti alla stessa maniera di Dante. Dante sa benissimo che il poeta è qualcosa di più di uno che ha una facoltà naturale che credo abbiamo tutti, cioè quella di parlare, diversificare, di educarci e di fare dei versi. Però poi c'è la genialità, quello che chiamiamo adesso in termini genialità, che per i medievali è un qualcosa molto fortemente dipendente anche dalla complessione fisiologica, dalle combinazioni stellari a cui ho accennato, e che però è sempre un qualcosa che si aggiunge e che è complementare a una condizione che, secondo me, questo bisogna sottolinearlo, è umana per tutti gli uomini e tutte le donne, sempre è uguale. Questo è un po' il problema di riuscirla a vedere nel divulgare eloquenza, però la direzione sarebbe questa. Ecco. Grazie Lori, se ci sono già altre due domande. Francesco, la prima e poi la professoressa. O non mi pareva... Una domanda più veloce. Diciamo di Camerino, che non c'era. Vabbè. Allora, anche se è posteriore a Dante, c'è un racconto di Boccaccio che si chiama La Fantasima. No, Gianni, lo ti richiede la Fantasima. Può essere che Dante, con questa immaginativa della defunta, lui cara, questo lei mi parla ancora, come nel film di Piavati recente, abbia un po' precorso, visto che abbiamo prima avuto una domanda abbastanza forte sulla precursione della geografia astronomica, non è che Dante sino alla fine ha precorso anche un sottogenere letterario che potrebbe essere quello delle storie di fantasmi in qualche modo? Poi mi è venuta in mente questa cosa ascoltando l'intervento della professoressa Stasi. Visto che devo intervenire dopo, intervengo subito per dire che secondo me la domanda, posso dire, con Francesco ci conosciamo da anni, forse andrebbe rivolta più che al professor Camerino e alla professoressa Rizzo, perché è lei che ha parlato di fantasmi. Poi da come letterata, diciamo che neanche Boccaccio, non se ne sono inventati né Dante né Boccaccio, non il genere dei fantasmi, cioè di fantasmi è piena anche la letteratura classica, quindi cioè, per carità, è chiaro che la nostra, stiamo attenti perché qui rischiamo di attualizzare e poi il professor Puccetti ci sgrida, la nostra sensibilità contemporanea ci fa pensare che le storie di quel genere siano nostre, no, in realtà sono sempre esistite. Questa è la risposta. Sì. Ok, benissimo, sono contenta di averla data, pur non essendo stata la voce del professor Camerino, ma forse Luana vuoi dire qualcosa tu? No, sono d'accordo con te Beatrice, ovviamente sì. Siamo in un contesto un po' diverso, sì. Quindi dove vuoi che non c'è motivo di pensare. Allora, non so se la domanda, non so chi vuole rispondere tra tutte le persone che hanno parlato oggi, perché compreso Camerino che ha parlato tramite la mia voce, che ovviamente è quello che non può rispondere. E se vogliamo potrei anche partire dalla sua relazione, dal suo discorso sulla metafora, no? E per esempio provare, io ho trovato il titolo e tutto l'intervento del professore Tavoni, che saluto con particolare affetto perché lui non se lo ricorderà, ma ho fatto un esame di storia della lingua italiana con lui tantissimi anni fa a Pisa, e ho trovato quel titolo una straordinaria metafora. Cioè, nel senso che chiaramente non è che, se non vogliamo, lasciando perdere ogni tentazione esoterica, non è che dobbiamo pensare a un Dante che anticipa
col pensiero, in maniera, cioè il pensiero contemporaneo. E l'idea che il nostro sapere contemporaneo ci possa offrire, e scusate la mia visione letteratura centrica, lo dico subito, lo dichiaro così, cioè io penso che la nostra scienza moderna ci possa offrire degli strumenti, delle metafore per capire meglio l'invenzione dantesca. Cioè cerchiamo una, scusate, rovescio un po' i termini, un po' paradossale, no? Siamo abituati a pensare alla letteratura che offre metafore alla scienza. Noi in questo caso il pensiero scientifico moderno, elaborando questi concetti, mi offre delle concettualizzazioni che mi servono metaforicamente. Cioè il titolo del professor Tavoni a me sembra un'utilissima metafora per cambiare la mia percezione dello spazio di Dante come l'ho avuta leggendo finora Divina Commedia. Cioè, tornando a quel letteraturocentrismo di cui mi scuso, cioè, non mi sembra, cioè, non dobbiamo cercare nella scienza la prova del 9 che certifichi che giustifichi i nostri divertissement letterari, perché la letteratura da sempre scommette su questa leggerezza, su questo sulla dimensione del finto, che sembra farle perdere di aderenza alla serietà della vita, diciamo così, no? Invece e riconosce poi proprio in questa sua specificità un modo diverso per girare intorno e forse rendere sostenibili l'insostenibile serietà della vita. E questo mi permette di allacciarmi anche alla relazione piena non devo dire io quello che troviamo tutti quanti noi nelle lezioni di Rory Sturrese, no? Quindi non lo starò a dire, però l'idea che tutti questi stimoli ci vengono, ma io li inquadro sempre partendo dall'idea che Dante esordisce come poeta e muore come poeta. Quando cerca di fare questo discorso, quando cambia il target del suo pubblico, passando all'universale, lascia perdere il convivio e comincia a scrivere la Divina Commedia. Accompagnata per giunta da questa lettera, l'Epistola a Cangrande, che in uno dei passi sulla cui autenticità i più sono d'accordo, perché su quella ci sono tanti problemi, però su questo passo una buona maggioranza è d'accordo, impegna la letteratura, scusate se poco, impegna la Divina Commedia a rendere felici gli uomini, a raggiungere la felicità. La Divina Commedia, che è un'opera letteraria, quindi è la letteratura la sua scommessa. Allora, ricordando cose ovvie, mi scuso di farlo, la guida che sceglie è Virgilio, non è Aristotele, non è San Tommaso, è un poeta. La seconda guida che sceglie, a parte il valore allegorico, lasciamo per qualunque lettore dell'epoca, dall'epoca a oggi, Beatrice è soltanto un personaggio letterario, il primo personaggio letterario al quale Dante poteva recuperare. Sceglie un personaggio, prima un poeta pagano, poi il suo personaggio letterario più famoso che poteva incarnare la sua letteratura. Allora, riallacciandomi a dei versi che sono stati citati spezzati da Mirko Tavoni prima e da Camerino dopo, il grifone alle spalle e Dante che lo riesce a vedere solo riflesso negli occhi di Beatrice, personaggio suo letterario, letteratura sua, che gli sceglie come guida, che infatti è quella che lo fa arrivare poi in paradiso, no? Perché non ci sarebbe andato. Cioè, è la riflessione del grifone con tutto quello che vuole significare che rende, per tornare al lessico bellissimo del nostro convegno, la visione, percezione, rappresentazione possibile. Cioè è la riflessione negli occhi di Beatrice che per me è la letteratura di Dante, cioè è lui stesso e la sua stessa vocazione letteraria. Scusate, spero di aver dato un po' di... Grazie, la rivendicazione dell'importanza della letteratura sulla filosofia. Abbiamo ancora due domande, quindi... Sì, sì. No, cercherò di essere sintetico, la domanda è fondamentale. Io non sono così sicuro che Dante abbia smesso di scrivere il Convivio perché pensava che era meglio fare della poesia.
Io quello per cui ho fatto la mia relazione, la linea della mia relazione è questa: quando parliamo di Dante bisogna distinguere la filosofia dalla teologia. Allora, naturalmente tu mi dirai, ma la Divina Commedia? La Divina Commedia per me è teologia. Ma è teologia perché? Perché i principi della ragione che lui esercita, secondo la dottrina medievale, in particolare di Alberto Magno, sono principi che derivano dalla rivelazione e non dalla ragione naturale. Cioè, sia filosofia che teologia ragionano per tutto il Medioevo. Ma la filosofia, secondo Dante, ragiona secondo i principi della ragione naturale, Aristotele. La teologia è quella della ragione rivelata. Allora, più rivelazione della Divina Commedia, scusa, è una visione. Io non credo che si possa negare che uno può credere alla Divina Commedia soltanto se ci crede, altrimenti pensa che sia una finzione. Non credo che Dante lo intendesse come una finzione che non ha... Vabbè, comunque, diciamo... anche l'aspetto... Allora, diciamo che tutta la filosofia di cui si occupa nel Convivio in questa maniera, diciamo così, intensa, tutti questi personaggi, questa ricostruzione della cultura pagana, ricostruzione dei poeti, dei cose, tutti quei filosofi e tutta questa roba, non li ritroviamo nella Commedia? Quindi, diciamo, c'è una unitarietà sia nel Convivio che nella Commedia, nell'approccio alla cultura pagana, nella convinzione che lui ha fin dall'inizio che la cultura pagana in quanto tale si blocchi con la morte della persona e non dia niente di più, mentre invece chi ha fede, chi crede nelle visioni profetiche, chi crede nella Commedia, chi legge la Commedia, può avere accesso alla fede e quindi alla salvezza. Secondo me il problema è tutto questo. E il problema quindi diventa il rapporto fra la ragione naturale e l'impegno che Dante ha messo nel cercare di promuovere la ragione naturale, anche dal punto di vista politico ovviamente, e l'impegno che lui ha messo nel promuovere la ragione di fede, la ragione rivelata, che è quella della Commedia. Secondo me sono due binari paralleli, questa almeno è la mia interpretazione. Grazie. Allora, adesso c'è una domanda da chi segue da casa, Sara Marciano. Buongiorno, ringrazio la professoressa Rizzo e il professor Sturlese per la relazione, quindi immagino che la domanda sia rivolta a entrambi. Vorrei chiedere se Dante legge Alberto direttamente o lo recepisce tramite l'insegnamento dei maestri. Grazie. Forse devo rispondere io? Va bene. Allora, io... È acceso. Sì, sì. Allora, io ho fatto un'indagine, diciamo, preliminare, sono andata a guardare il De Somnet Vigilia, ho rintracciato questi passi che mi sembravano più significativi per dimostrare questo tipo di profezia. Ovviamente non ho fatto non sono andata a guardare se appunto la tradizione risale direttamente ad Alberto oppure ai suoi maestri. Mi ripropongo di farlo anche in sede di atti. Ecco, questo... Non è possibile, come si fa? La fortuna di Dante, la fortuna di Alberto nell'ambiente dei maestri di filosofia, professori delle artes, è nota in questo periodo, cioè sicuramente è un autore che viene molto rispettato, molto utilizzato. E quindi può anche essere possibile che dottrine sue, ad esempio nella meteorologica c'è quella questione della utilizzazione delle due traduzioni che in Alberto non c'è, ma c'è in un autore, Radolfo il Bretone, immediatamente successivo, cioè ci sono dei movimenti. Non si può pensare che Dante conoscesse soltanto, che il problema sia solo la conoscenza di Alberto. Però devo dire che
se noi guardiamo le citazioni di Alberto, quelle esplicite, Dante ci tiene a far sapere evidentemente il convivio, che lui sa che Alberto ha scritto il De Intellectus Intelligibili, che è un testo di una ventina di pagine, voglio dire, non è che siano delle enciclopedie. Il De Somma et Virgilio non lo cita specificamente, ma le cause proprietatum elementorum et elementorum, anche questo, la meteorologica, abbiano un interesse particolare. Quindi mi sembra che ci sia da parte di Dante addirittura una segnalazione intenzionale che lui voglia far sapere che lui ha letto certe cose di Alberto. Quindi mi potrei immaginare che anche su questi temi sono trattati relativamente brevi, si può trovare facilmente accesso con tutte le rubriche che Alberto faceva con molta precisione, insomma, quindi non è nemmeno da pensare che ci debba essere stata una lettura sistematica dall'inizio alla fine, che non vorrei proprio... però ecco questo, quindi penso che puntualmente abbia potuto avere accesso diretto ad Alberto. Ecco. Grazie, tra l'altro se posso chiosare, ho avuto modo di sentire un intervento di Jacopo Costa sulla possibile influenza di Rodolfo il Bretone su Dante a proposito di alcuni passaggi della monarchia, aveva rintracciato, diciamo, un'affinità ben più che elettiva tra i due autori, e quindi penso che sia una... ulteriore pista in questo senso. Rodolfo il Bretone, fra l'altro, fu tradotto in italiano, in volgare, diciamo, in volgare, abbiamo un manoscritto che adesso ha segnalato Elisa Rubino, che è databile, un manoscritto a Lucca, databile verso 1330-340, però è una copia, quindi sì, sì. Può darsi che la traduzione dei meteorologica, del commento delle questioni su meteorologica di Rodolfo il Bretone sia anche in italiano, sia anche anteriore, quindi potrebbe andare a spostarsi una quindicina d'anni prima, in ogni caso ambiente bolognese, quindi sì, insomma sì. Sono cose che sì, bollivano in pentola. Sì, ecco. Sì, insisteva appunto su questa possibilità anche l'intervento di Jacopo Costa. Ci sono. Sì, no, prego, prego. No, volevo dire a Tavoni che io non sono riuscito ovviamente a seguire la questione della sfera tridimensionale, quattrodimensionale, però devo dire che così come stavo cercando di presentare le cose io, ognuno ha la sua prospettiva, non è che io ci veda una grossa difficoltà in quello che tu sei venuto esponendo, perché da un lato abbiamo sicuramente, se ci chiediamo dove sta la filosofia per Dante in questa cosa, sta nella sfera dall'empirio in basso, nella sfera del mondo sensibile. Lì ci sta il ragionamento filosofico, c'è il sistema tolemaico, c'è tutto... la possibilità di dire che i principi motori dei cieli sono numericamente determinati e non sono 9 come le gerarchie angeliche, che non c'entrano in niente, ma sono, come dice Aristotele, nel XII della metafisica, 52 se vogliamo, 44, perché poi c'è l'anima dell'epiciclo, tutto, ma si possono contare, mentre gli angeli, come noi sappiamo, sono mille, come dice la Bibbia, e quindi non c'entra. Poi, ovviamente. Ecco, però detto questo, e quindi perimetrata la ragione naturale, la filosofia e la scienza del mondo visibile, rimane la teologia. E il problema è che mi sembra che alcuni degli esempi che tu hai dato al di là della sfera fisica siano proprio degli esempi di possibile ragionamento teologico, quando dice che sono tre ma sono uno, i colori che diventano un'unità ma sono sempre colori differenti, cioè l'utilizzazione di una forma di logica che non è la logica aristotelica, che non è la logica, diciamo, dell'aristotelismo tradizionale, che lui segue nel convivio e che ritiene che sia la ragione, lo sviluppo della ragione umana. Io penso soltanto, poi concludo
C'è un Liber XXIV al Filosoforum, che è una bellissima metafora della, non filosofema, non è una metafora, della sfera. Dio che è una sfera infinita, il cui centro sta nella circonferenza, in cui, come dice, la circonferenza sta in un da nessuna parte, nuscum, e il centro sta dappertutto. Cioè, adesso noi possiamo pensare a questo, io non ci ho mai fatto veramente mente locale, perché pensare che cosa voglia dire esattamente, tranne avere una vaga idea, io credo infatti che non ci riesca nessuno, no? Ma se uno provasse a pensare veramente che cosa significa una sfera il cui centro sta dappertutto, la circonferenza non sta in nessun luogo, qui ci avviciniamo a dei modelli, e questo lo dice un testo del XII secolo, ci avviciniamo a dei modelli che sono etero-aristotelici, sono antilogici, ma che evidentemente possono essere in qualche maniera compresi e percepiti. È un po' con la questione della mistica, no? Uno dice la mistica, vabbè, però sono delle cose che loro pensavano di poter strutturare in una maniera non aristotelica e che forse mostra un'alternativa in tutto quello che hai esposto così bene. Ecco, scusa se... Grazie. Se posso, vorrei dire due parole. Posso intervenire? Sì. Allora, saluto la professoressa Stasi in veste di mia studentessa e molte grazie Loris per questo commento su cui rifletterò. Allora, l'esempio che tu hai fatto di questa frase, una sfera, il centro è dappertutto, eccetera, naturalmente è una frase che si cita spesso a questo proposito. Io la riporto prosasticamente a quello che avevo detto io, che a parole si può dire tutto, cioè si possono, è vero, confezionare delle frasi che come questa realizzano delle impossibilità geometriche, delle impossibilità logiche. A parole si fa tutto. Ripeto la mia domanda. Dante si accontentava di dire queste cose a parole o nella sua idea strutturatissima di cosmo voleva che ci fosse una rappresentazione spaziale di questa realtà? Allora, fra i nove cieli e i nove cori angelici c'è un rapporto bionivoco. A ogni cielo corrisponde un ordine angelico, è vero? Quindi lui non rappresenta queste due metà, sensibile e teologica, della realtà complessiva, non le rappresenta come separate. Tanto è vero che c'è un... non le rappresenta come separate, perché ogni ordine angelico governa uno dei cieli. E poi, quando arriva sul primo mobile, da una parte vede i cieli con al centro la terra e dall'altra vede i cori angelici con al centro questo punto che non è difficile immaginare che simboleggi Dio. Benissimo, questo è letterale e non ci piove. Si ferma lì Dante, cioè il mondo nella sua totalità è fatto da due sfere come queste, o fra sé e sé voleva avere una rappresentazione unitaria? Allora la rappresentazione unitaria la danno tutti gli schemini della Divina Commedia, che rappresentano i nove cieli, e fin lì è facile, e poi fuori ci scrivono Empireo e basta. Si azzardano a disegnare qualcosa in questo spazio dell'Empireo, sono dei disegnini che
fanno cadere le braccia, una rosa di qua, un raggio di luce di là, eccetera. Mentre quello che il testo dice è che ci sono due sfere simmetriche che hanno due centri opposti. Questo è il punto di partenza. Possiamo fermarci a constatare questa dicotomia, oppure possiamo chiederci che cosa aveva in mente lui nel momento in cui scriveva e descriveva così le cose. Grazie. Allora, abbiamo due altre domande, prima il professor Puccetti e poi il professor Somaini, e direi a questo punto poi di chiudere il tempo per la discussione. Prego. Per Loris, brevemente, vista l'ora. Tra letterati, durante la pausa, commentavamo ammirati la tua relazione, convinti che farà data, come direbbero i nostri francesi, e spasimando di curiosità per leggerla. Ti chiedo questo: compatirai l'imprecisione del letterato, la sua mancanza di rigore filosofica. Riassumo, credo di riassumere. La ragione naturale, portando a piena attualità le sue potenze, realizza perfettamente i suoi fini. La filosofia è, guidando a questa attualizzazione, è la palestra o la propedeutica, diciamo, all'accesso alle verità rivelate. Bene, chiedo, perché questo, a mio avviso, questo che ti chiedo adesso, a mio avviso, poi ha finito per autorizzare le letture laiche o laiciste di Dante fin dall'Ottocento. Filosofia e teologia in Dante, in fondo, si spartiscono i campi abbastanza tranquillamente, si può dire, nel senso che ti chiedo, le verità naturali, nel passaggio alla conoscenza, alla conoscenza delle cose invisibili, che si avrà non più per fede, ma per diretta conoscenza, nell'aldilà, non è come la scala della metafora di Wittgenstein, che una volta che non serve più si butta via, e cioè i dati della conoscenza naturale sono acquisiti anche nella fase della conoscenza delle cose invisibili, e cioè ovviamente sarà una conoscenza altra, diversa, ampliata, completa, superiore, trascendente, e tuttavia, perché mi sembra che questo abbia permesso negli ultimi due secoli una lettura anche laica o laicista della commedia, e tuttavia le verità della filosofia non ne vengono smentite. È così? Rimangono inconcusse, cioè, come ho detto, aumentate, portate a completezza, ma non negate. Chiedo. Grazie per la domanda, perché effettivamente è molto sottile ed è un problema che mi ha dato molto da pensare. La provenienza storica di questa dottrina, di qua la filosofia, dall'altra parte la teologia, e quindi il tentativo di relativizzare le conclusioni filosofiche ai principi naturali e relativizzare le conclusioni teologiche ai principi rivelati, all'ammaestramento, ovviamente con un grado molto più forte di persuasività, è una idea che viene da una tradizione che non è medievale totale, ma viene da Alberto il Grande, il quale però aveva un altro approccio, secondo me, nonostante voi
gli albertisti di Colonia, di Bonn, non siano mai d'accordo con quello che dico. Bisogna convivere anche con questo. Alberto tendeva a vedere l'area della filosofia come pensiero naturalistico, no? La teologia relativizzarla, per così dire, mandarla in direzione dei valori, il mondo dei valori. Per Dante non è così. E quello che m'ha spinto a come possibilità di soluzione proprio di questo problema che tu hai posto, a mettere l'accento sulla maniera di vedere gli antichi come un qualcosa di in sé compiuto, come un'esperienza storica che ha un suo spartiacque con la nascita di Cristo. È quello che secondo me potrebbe riuscire a risolvere la questione. Cioè, dopo Cristo, dopo la nascita di Cristo, chi non ha l'ammaestramento va a finire al massimo, nemmeno al limbo, insomma, dovrebbe andare a finire all'inferno. Ma prima di Cristo ci sono 5 secoli di pensiero, di riflessione. Questo è un approccio che nel Settecento era ancora presente, perché le storie della filosofia del Settecento si fermano all'ellenismo. Cioè non partono, poi Brucker cambierà, ma lo Stanley scrive una storia della filosofia che è una storia della filosofia soltanto del pensiero greco, perché lì sono convinti che il pensiero greco sia lo squadernamento della ragione. Ma tema che è presente ancora nell'Ottocento, ancora oggi, in una certa maniera, per cui il Medioevo è una specie di sentina di tutte le cose teologiche, e poi con il Rinascimento si rincomincia. Ecco. Questo, quindi, diciamo, la ragione naturale è un qualcosa, secondo me, per Dante, che non è tanto da mettere in contraddizione o in opposizione assolutamente alla ragione rivelata, che abbiano esattamente gli stessi oggetti, questo già è una cosa difficile. Nel caso delle intelligenze degli angeli abbiamo il classico caso, secondo me, sovrapposizione di due cose che devono essere interpretate prospetticamente differenti, di teologia e di filosofia. Mi dispiace, l'unica cosa che ho veramente saltato nella mia relazione era proprio questo problema, e a questo punto penso di dovrò insistere un po' di più, ecco. Quindi e questo però, e concludo, ha come risultato che agli occhi di Dante la classicità, gli antichi, diventano un qualcosa che si chiude e che diventa una specie di antiquaria in cui lui, con questo enorme interesse, va a scavare cosa dicono, cosa non dicono, sapendo benissimo che a fianco e oltre c'è la questione della fede, ecco, e non potendone fare a meno. Diciamo, forse si può dire con una buttata così, che il cristiano non può fare a meno della fede e dell'ammaestramento degli antichi. L'antico, il cristianesimo, non l'ha conosciuto ed è vissuto tranquillamente per tutti i 5 secoli di ragione naturale, sviluppando le capacità umane al massimo, però andando a finire dove deve finire, nel limbo al massimo. Grazie, ti è permesso di chiarire alcuni aspetti della tua relazione. Allora, c'è una domanda anche da... perché magari daremmo la precedenza a chi ci ha seguito da casa, perché avrete modo di discutere anche durante la pausa pranzo. Allora, Francesco Martelloni chiede, nella commedia, la mente di Dante ha l'ambiziosa pretesa di pensare la mente di Dio? Però non dice a chi è rivolta questa domanda, quindi la lascio aperta.
Io francamente non credo, non credo proprio. Però questo, ovviamente, io, come avete visto, ho messo l'accento su un'analisi, diciamo così, del convivio, anche per la mia incapacità strutturale di riuscire a fare un discorso veramente sensato sul teologico, come credo debba essere, sulla Commedia, perché è un testo per me difficilissimo. Però il problema della Commedia è che è sottostante alla Commedia e alla teologia di Dante, lo sviluppo di logiche argomentative che sono sicuramente razionali, perché non è che Dante, quando fa la Commedia, scrive la Commedia, dice delle cose che non stanno in terra, si contraddicono, e che però al fondo deve avere una possibilità di uscire dalla logica aristotelica, questo sicuramente. E questo impatta, come dicevi tu giustamente, sull'aspetto della filosofia della natura, della filosofia naturale, ecco, che diventa relativizzato per forza la ragione naturale e non può essere, come si può dire, messo in sovrapposto a questo, è sovrapposto alla mente di Dio. Questo in un certo senso può essere la mia risposta. Benissimo, grazie ancora al professore Sturlese, grazie alla professoressa Rizzo e al professor Mirko Tavoni, che spero che sia ancora online per poterlo salutare. Grazie. Prego. Sì, sì, naturalmente, non potevo dirglielo direttamente perché non era presente, e quindi grazie anche al professor Camerino per aver lasciato leggere la sua relazione, e ringrazio tutti anche per la interessante discussione che è stata condotta. L'appuntamento è oggi pomeriggio alle 3, adesso c'è una meritatissima pausa, e grazie ancora a tutti e a più tardi. Arrivederci.